Si sente? Sì. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi presento, sono Franco Cilenti, dirigo da 38 anni una rivista mensile aderente a Medicina Democratica e sul tema della sicurezza sul lavoro. Diciamo che sono tutti 38 anni che in ogni numero dedichiamo ovviamente analisi e proposte. Il tema di oggi è talmente grande che credo i tempi ristrettissimi non ci permetteranno, diciamo, una disamina diciamo più adeguata. Credo che il gruppo di lavoro di domani invece debba affrontare in modo approfondito questo tema con il titolo che ci dovremmo dare e il che fare. Perché di fronte alla mattanza, perché è una vera e propria mattanza, credo che sino ad oggi molto spesso, anzi quasi sempre, le istituzioni, ma anche in parte le realtà sindacali si sono limitate all'indignazione del giorno dopo. Invece credo, e in questa sala non credo che debba insistere su questo punto, credo che il tema centrale, fondamentale, è la prevenzione del giorno prima e non l'indignazione del giorno dopo. Perché avendo più o meno oltre 1.400 morti all'anno, il doppio se non, ma non ci sono dati su questo, e questo è un altro handicap della legislazione sulla sicurezza del lavoro, oltre il doppio, se non il triplo, di malattie professionali. E tra questi ci sono le problematiche sul tema, sulla questione dell'amianto. Noi abbiamo oltre 6.000 casi di infortuni e di morti sul tema dell'amianto. Anche qui credo che sia un tema molto sottaciuto, nelle mani appunto di chi questo tema ce l'ha presente ogni giorno, quindi l'associazione Esposti Amianto, Medicina Democratica, ma si ferma lì l'attenzione. E anche questo diciamo, è un ostacolo da superare. Sarò brevissimo perché il tempo a disposizione è questo, quindi scuserete se salto di palo in frasca più avanti. I dati ci dicono che dall'inizio dell'anno a ieri, 13 ottobre, ci sono stati morti dei lavoratori di oltre 1.238. Questi sono dati del sito di quel grande compagno che fa un lodevole lavoro, che è Carlo Soricelli, 628 di questi sui luoghi di lavoro, i rimanenti in itinere. In questi numeri ci sono anche i morti sul lavoro non assicurati all'INAIL, che sono oltre 4 milioni, quindi non sono centinaia, sono milioni, e non vengono conteggiati dall'INAIL. Dicevo, le istituzioni come sono sorde e inadeguate su questo tema. In più abbiamo i morti sul lavoro nero e i morti in agricoltura. Il dato spaventoso che gli infortuni in confronto all'anno scorso sono aumentati di oltre il 41%. Questo ci dice che, nonostante siano trascorsi 28 anni
dalla 626, che poi è anche l'anno nel quale io ho cominciato il lavoro, diciamo l'impegno sul lavoro come RLS. L'avevo fatto prima alla Fiat Ferriere, poi Texit, poi ThyssenKrupp, e da lì che è nato poi tutta una serie di interventi, e mi piace, e ne sono orgoglioso, ricordare l'apporto dato dalla rivista Lavoro e Salute all'impegno messo da MD nel processo ThyssenKrupp, impegno fondamentale riconosciuto come tale per la condanna dei responsabili. E anche qui bisogna rimarcare che MD è stata l'unica parte civile che non si è ritirata, mentre altre realtà sindacali e associative si sono accontentate del risarcimento. Ho citato questo perché è anche utile, diciamo, sottolineare con orgoglio l'impegno che abbiamo come MD e che tende, ma non solo su questo tema, ma tutto il resto, tende ad essere marginalizzato fino ad essere smemorizzato. Dicevo, sono trascorsi 28 anni e anche qui, di fronte a questo scenario, c'è un aspetto che dovremmo considerare. Io sono da oltre 50 anni un sindacalista della CGIL, però dobbiamo entrare a piedi uniti sulla inadeguatezza, la definisco così, del sindacato. A me è fatto piacere sentire ieri un accenno di autocritica fatta da Andrea Filippi del sindacato medici CGIL, però non è andato oltre, perché dovremmo discutere e dovremmo invitare, e credo che abbiamo la titolarità per farlo, a discutere nel profondo in particolare con la CGIL e i sindacati di base, su quale forma di intervento, come diceva ieri Filippi, è utile per riaffermare quella figura centrale, e su questo tema appunto Lavoro e Salute, il mensile ci spende molto, quella figura centrale dell'RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Perché anche qui la proposta che noi facciamo, noi come Lavoro e Salute, è quella di ridare all'RLS piena autonomia, fuori da ogni altro compito, ma anche fuori dall'ambito RSU, perché essere oberati di tanti compiti non permette assolutamente un impegno faticoso, ma indispensabile, dell'RLS nelle aziende. Questo dentro una gabbia, e la gabbia è la rinuncia del sindacato a gestire, a governare l'organizzazione del lavoro. E se tu non conosci l'organizzazione del lavoro, puoi solo, appunto, come dicevo all'inizio, limitarti all'indignazione il giorno dopo. E quindi viene meno quella parte fondamentale della prevenzione. Quindi su questo tema io ho riscontrato, ma non sono rimasto sorpreso, ho riscontrato molte difficoltà da parte di molti compagni sindacalisti della CGIL a rimettere in piedi appunto una forma di autonomia dell'RLS. E io credo che senza questo, non andiamo da nessuna parte. La discrezionalità dei datori di lavoro continuerà a essere la fonte di infortuni, morti e malattie professionali. Non la faccio più lunga perché appunto i temi
dei relatori saranno molto più pregnanti della mia, introduzione. Mi ero preparato delle domande ai relatori, però appunto i tempi ristretti non lo permetteranno, non permetteranno un secondo giro, quindi le anticipo in modo che se i relatori riterranno opportuno, come dire, inglobare nella loro relazione le mie domande, bene, se no ci sarà un altro momento per farlo. Quindi, ad esempio, chiederei a Marco Caldiroli, che parlerà dell'autotutela dei lavoratori sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, se appunto questa autotutela non parte da una riformulazione, che poi, stiamo attenti, è il ritorno all'origine, nella 626, e io appunto facendo quel lavoro come RLS avevo piena autonomia, con, ovviamente con l'appoggio della CGIL, ma solo della CGIL. Sarebbe lungo raccontarvi alcuni casi in cui hanno cercato di fermare me ed altri RLS sui sopralluoghi da parte di CISL e UIL, ma questo è un tema che non viene trattato oggi. Quindi chiederei a Marco questa cosa, se non credo che l'autotutela parte da questo assunto, la riformulazione della figura dell'RLS. A Bai chiederei, sono 4.400, appunto dicevo prima, in media all'anno, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, le vittime dell'amianto. Com'è possibile, e ad oggi non lo è stato quasi mai o in rari casi, com'è possibile ci sia una giustizia talmente inadempiente che non riesce o non vuole individuare le responsabilità? Quali forme, quali azioni, oltre che il giusto impegno di MD nei processi, ricordo quella a Torino contro Eternit, com'è possibile, come dire, trovare altre strade? A Fulvio Aurora chiederei se basta un disegno, Fulvio, un disegno di legge per l'istituzione di una giornata mondiale, di una giornata, scusa, nazionale per le vittime dell'amianto, per superare, ecco, appunto, questa inadeguatezza sul tema da parte dell'istituzione. A Laura Mari, da Laura Mara, chiederei una valutazione sulla proposta di legge che ovviamente con questo governo, ma io credo anche con l'altro, quello precedente, non andrà avanti assolutamente, che è la proposta di legge dell'USB sugli omicidi di lavoro. E l'altra cosa che chiederei a Laura, se il caso della ThyssenKrupp, che ha visto, diciamo, la Corte d'Appello e la Cassazione rifiutare quell'impostazione della Procura di Torino sull'omicidio colposo. A Gino Carpentieri chiederei se la democrazia, questo è il tema che affronterà lui nella relazione, se la democrazia nei luoghi di lavoro parte, appunto, diciamo che è simile a quella che ha fatto a Marco Caldiroli, però in più chiederei se secondo lui la lotta ormai radicata del collettivo di fabbriche GKN può rappresentare un laboratorio per una nuova stagione di impegno sindacale e sociale. Ad Antonini, sulla questione della strage di Viareggio, chiederei se la mobilitazione di massa che si è avuto sul caso,
quali risultati ha raggiunto, oltre la denuncia, e se appunto questa mobilitazione di massa dei cittadini può portare a un tipo di perenne mobilitazione sul tema della sicurezza ferroviaria. A Francesco Pallanti, vado alla fine, chiederei come rendere autonomo e quindi esigibile il diritto alla salute dai vincoli di bilancio di uno Stato liberista e oggi, diciamo, uno Stato sotto economia di guerra. È possibile esigere appunto il diritto alla salute, slegato o comunque non oppresso dai vincoli di bilancio? Credo di aver finito. L'altra cosa, l'altro tema che colpevolmente, ma questo purtroppo è una subcultura che ci portiamo, non noi in particolare, ma tutti ci portiamo avanti, che è quella del tema della differenza di genere sui luoghi di lavoro. Anche qui io credo che sulla base dei dati, ad esempio per gli infortuni e morti Covid, il dato ci dice che le lavoratrici hanno subito il dato maggiore, il peso maggiore. Quindi anche qui sulla questione RLS io credo che vada rivista l'impostazione di una pratica, di una prassi che non contempla ad oggi appunto le differenze di genere, e quindi anche qui un'autodeterminazione sui temi della sicurezza del lavoro deve essere rivista per una maggiore diciamo responsabilità e peso, un maggiore peso delle lavoratrici. Io ho finito, do la parola ai relatori, credo che il primo sia Marco Caldiroli. Buongiorno a tutti, vorrei fare un po' il punto per poi magari dare degli spunti anche a chi poi mi segue e poi al dibattito nei gruppi di lavoro. Normativa. Abbiamo un cassetto degli attrezzi costituito da normativa perfettibile, ma sostanzialmente idoneo, se ben utilizzato, per affrontare le principali questioni che sono all'ordine del giorno nel luogo di lavoro in termini di prevenzione delle diverse nocività. A questo sono anche a supporto una serie di regolamenti della Comunità Europea, e penso in particolare al regolamento REACH CLP sulle sostanze chimiche, quindi su un tipo di nocività estremamente diffusa e che riguarda praticamente tutti i luoghi di lavoro in una misura più o meno elevata. E la cosa positiva è che almeno in parte questo regolamento cerca di dare attuazione a un principio che era di Maccacaro, che la prova deve essere sulle cose e non sulle persone, cioè sono le sostanze, chi mette sul mercato una sostanza deve dimostrare che non è pericolosa, e non sono le vittime che una volta colpiti dagli effetti di quella sostanza devono dimostrare in tribunale che c'è una causa-effetto tra la loro malattia e l'esposizione alla sostanza. Nel REACH c'è un passaggio che vale anche solo tra virgolette per gli intermedi, ma che comunque impone quelle che si chiamano le condizioni strettamente controllate, che in termini storici per noi significa il ciclo chiuso, cioè la barriera assoluta tra una sostanza pericolosa, in particolare cancerogeni, mutageni e teratogeni, e il lavoratore, ovviamente accompagnato da quel percorso di fuoriuscita che è comunque presente anche nel regolamento REACH per eliminare le sostanze con queste caratteristiche dai cicli produttivi e anche ovviamente di consumo e comunque di più generale esposizione, a cui si aggiungono, oltre alle tre sostanze che vi ho detto, cancerogene, mutagene e teratogene, l'attenzione che incomincia finalmente a essere presente anche nella normativa per i disturbatori endocrini, che sono ancora più subdoli in termini di esposizione e di effetti. E su questo accenno solo
un caso di, di non conversione ecologica. Abbiamo eliminato finalmente i principali sostanze perfluoroalchiliche, il PFOA e il PFOS, ma attualmente la Solvay, siamo in Piemonte, a Spinetta Marengo, li ha sostituiti col C6O4, che detto in termini molto brutali sono né zuppa e pan bagnato. Quindi non c'è stata una effettiva fuoriuscita ancora da sostanze di questo genere estremamente pervasive che ormai ci colpiscono dentro e fuori i luoghi di lavoro. La normativa è lenta dal punto di vista dell'attuazione di questi principi di fuoriuscita dalla produzione delle sostanze più pericolose, va sicuramente accelerata. I governi hanno anche queste possibilità. L'Italia, nel caso dei perfluoroalchili, non ha fatto la sua parte che poteva fare, però diciamo, è uno strumento anche quello da tenere sempre in considerazione. Attuazione delle normative. Assistiamo all'incremento, anziché la riduzione, la frammentazione dell'intervento degli organi preposti, come si può dire, e la conferma di un diverso approccio tra i diversi enti statali e regionali, anche se, per citare Edoardo ieri, sono tutti nella stessa Repubblica. L'Ispettorato del Lavoro, ora INL, si comporta, diciamo, agisce in un modo, le ASL agiscono, spera, di solito, più correttamente nel senso come rapporti, in particolare con i lavoratori, in maniera diversa. Purtroppo siamo di fronte a un ritorno delle competenze a quello che una volta era l'Ispettorato del Lavoro. La normativa dell'anno scorso, per cercare di mettere una pezza a quanto veniva detto prima, ha riampliato le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ridandogli praticamente una competenza al 100% rispetto a quelle che erano state trasferite in maniera quasi integrale o integrale alle ASL. Su questo, ovviamente, vado veloce perché è inutile soffermarsi più di tanto, poi pesa a sua volta il mancato turnover degli operatori, ma soprattutto non sono una riduzione in termini numerici, ma una perdita di conoscenze e di approccio che rende più difficile l'operatività, diciamo così, corretta da parte dei nuovi tecnici, che spesso lo vedo fisicamente, sono all'interno della prevenzione per cui lo faccio, mi tocca spesso e volentieri spiegare che cos'è una fabbrica a un neolaureato, che cos'è un tornio, che cos'è anche una banale, diciamo così, principi di merceologici e di tecnologia a un soggetto che invece poi dovrebbe riuscire a individuare bene i cicli produttivi per operare per l'applicazione della normativa. Siamo lontani da quell'approccio, che invece dovrebbe tornare ovviamente attualizzato, a quello che era iniziale, a quelli che erano gli SMAL. Lo SMAL, il Servizio di Medicina degli Ambienti di Lavoro, inizialmente erano quel momento in cui l'istituzione, quindi le nascenti allora USL, i servizi di sicurezza sul lavoro, venivano permeati dall'azione, dalle richieste e dalla soggettività operaia per concordare, per organizzare interventi di bonifica o comunque di miglioramento ambientale nell'azienda. E questo uno degli aspetti che deve tornare, perché non basta semplicemente rafforzare gli organi di vigilanza se questi non hanno un approccio complessivo di questo genere. Dall'altra parte abbiamo degli approcci che sono andati in tutt'altra direzione. Il piano, per far citarne uno, il piano regionale di prevenzione della Regione Lombardia, che è stato approvato in ritardo e che è l'unico soggetto che ha redarguito la Regione Lombardia per questo ritardo è stato paradossalmente la Corte dei Conti regionale e non i sindacati, non le forze sociali, eccetera, eccetera. Comunque questo piano contiene due direzioni assolutamente, dal mio punto di vista, non accettabili. Il primo, che si sostanzialmente la banalizza, ma faccio capire il concetto, si dice: per ridurre gli infortuni bisogna agire
due parti. Uno, educare i lavoratori, che questa visione implica il fatto che è il lavoratore che si espone al rischio, che sbaglia, perché non è sufficientemente educato, non segue in maniera adeguata le procedure, le indicazioni del suo datore di lavoro e quindi è in qualche modo un masochista che vuole o che non si tutela a sufficienza. Questa non è l'autotutela che noi ovviamente andiamo a richiedere, è un concetto totalmente opposto. E il secondo indirizzo è supportare le aziende per superare il gap dell'applicazione della normativa, che in termini inglesi viene detto empowerment, che se lo leggete bene vuol dire vado a fare consulenza io, ente pubblico, e magari anche incentivare a dare i soldi per quei soggetti che non sono ancora in grado, che non hanno voluto attuare pienamente la normativa, cioè quelli che sono rimasti indietro vengono addirittura premiati, accompagnati, quasi che fosse un favore che questi partino dalle basi della prevenzione o comunque dell'attuazione delle norme. E questo cosa determina dal punto di vista anche dell'azione dell'organo di vigilanza, comunque degli organi di prevenzione pubblici, che alla fine il rapporto diventa uno scambio di survey monkey, di questionari, in cui il rapporto tra l'ente è mandare un questionario a un'impresa che torna indietro compilato dal datore di lavoro, a meno che non abbia fatto dei svarioni particolari, l'azienda è tra virgolette considerata a posto. No, non è questa la nostra azione. Cerchiamo di dire alcune cose sul che fare. La medicina democratica è, sotto questo profilo, nella sua storia, ci consideriamo perlomeno un cassetto degli attrezzi a disposizione dei lavoratori e tutti coloro che intendono utilizzarlo, in particolare con la nostra esperienza, la nostra capacità e il metodo che parte dalla ricostruzione del ciclo produttivo per individuare le nocività in maniera soggettiva e non delegata e quindi concordare e costruire una coscienza piena dei lavoratori, quindi non solo un'informazione ma anche il passaggio successivo. Sulla rappresentanza, senza entrare strettamente nel merito della domanda che faceva Cilenti, direi che c'è uno strumento che dobbiamo recuperare, considerate tutte le manchevolezze, diciamo così, dell'RLS come norma in quanto tale e come applicato, che si chiama, a mio avviso, articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori, che c'è ancora. L'articolo 9 dice che è diritto dei lavoratori e delle loro rappresentanze agire per la propria tutela nell'ambito lavorativo. È una norma che c'è ancora, ridiamogli respiro nell'ambito del 81, quello che vogliamo, ma quella deve essere la base generale per riprendere o dare uno strumento di azione e di capacità di azione da parte dei lavoratori. Noi, ripeto, vado a terminare, sosteniamo ogni iniziativa che dal basso, anzi cerchiamo ovviamente di fare da levatrici per quanto ovviamente possiamo, ad ogni iniziativa che dal basso, dall'interno delle fabbriche parte per questo percorso. La GKN tra l'altro è un esempio interessante che hanno ripreso questi concetti del gruppo omogeneo e della autovalutazione dei cicli produttivi per individuare quali sono le azioni anche tecniche in contrapposizione con la scienza del padrone, che è finalizzata al profitto e non alla tutela del lavoratore, quindi ribaltare, diciamo così, o mettere in discussione quelle scelte anche di carattere tecnico. Sono sostanzialmente tre i principi, le direzioni cardine, che sono quelle nostre storie, quindi le ripeto molto velocemente. La prevenzione è informazione, cioè la informazione è già prevenzione, quindi il lavoratore informato nel senso, reso cosciente completamente, attrezzato, tutte le conoscenze che ne servono per vedere la propria realtà, tende a diventare perlomeno soggetto della prevenzione, soggetto della propria autotutela. La prevenzione si fa con l'impiantistica. Che cosa vuol dire?
vuol dire che si fa a partire dalla progettazione, dalla realizzazione, dalla manutenzione di luoghi di lavoro a misura d'uomo, a misura di non solo attuazione della normativa, ma proprio di pensate per tutelare la persona lavoratore sotto ogni profilo. Infine, ciò che è prevedibile è prevenibile. Se io riesco a individuare che un determinato rischio, che c'è un rischio, sicuramente so, posso percorrere quel percorso che arriva a azzerarlo o a ridurlo ai minimi termini. Non basta individuare il rischio, come spesso si va in molte valutazioni del rischio, e poi ci si ferma lì e poi non si fanno i passi ulteriori che sono necessari. La valutazione del rischio serve per avere la base di intervento, non per semplicemente per riempire un pacco di carta da mostrare al tecnico quando arriva di turno. Noi vogliamo appunto affiancarci, ci manteniamo disponibili per affiancarci su tutte queste attività e manteniamo questa bussola, queste bussole che vi ho accennato, e colgo ovviamente, poi passo diciamo così, la palla diciamo così, a chi mi segue, ricordando che mi diceva Neocrate, ricordava anche Cilenti per il caso ThyssenKrupp, ma ci sono tanti casi in cui noi siamo parte civile e abbiamo voluto essere parte civile non solo per sostenere le vittime, ma perché il nostro obiettivo era quello di innalzare l'asticella della giurisprudenza. Negli interventi che mi seguiranno vedrete che ci sono luci e ombre sotto questo aspetto, ma sicuramente la nostra azione, a partire dal processone alla chimica italiana di Porto Marghera fino a Eternit, ThyssenKrupp, Manfredonia, eccetera, eccetera, ha sicuramente dato un contributo importante. Anche solo l'informazione, che come ho detto, è già un passo ulteriore. Mi fermo qua e quindi questo sicuramente questi aspetti qua verranno approfonditi dai successivi interventi. Grazie. Grazie Marco. Io seguo la scaletta del programma, quindi se c'è Laura Mara, do la parola a lei. Dice che ci sente, cioè mi sentiva. Marco, mi vedi? Mi senti? Sì, scusa. Ti sentiamo, vai. Ah, perfetto. Ciao, dimmi tu quando devo entrare. Vai, rispetto subito. Alla vostra scaletta. Subito, vai. Subito, perfetto. Ciao a tutti. Dunque, io ho un pochino ascoltato Covid permettendo, mi spiace non essere lì, ma sono rintanata qui in casa perché sono in attesa del tampone che spero sia negativo. Ho sentito un po' di interventi ieri, prettamente sul discorso sanità, quello di Gianni Tognoni, guerre e salute, questo intreccio. Poi ho ascoltato con attenzione anche l'intervento di Vittorio Agnoletto, insomma ho cercato di fare il possibile. Diciamo che qualche riflessione rispetto alla giornata di oggi, che è dedicata prettamente alla salute sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, qualche osservazione forse andrebbe fatta e qualche approfondimento andrebbe sicuramente svolto sul discorso del ruolo delle associazioni e degli enti, come diceva Marco che mi ha preceduto prima, perché noi da sempre ci siamo costituiti in quasi tutti i procedimenti grossi che hanno segnato la storia giudiziaria dell'Italia come parte civile, sia come medicina democratica, e nei processi che avevano
ad oggetto i morti per l'amianto anche come AIEA. Ora, diciamo che l'ultimo decennio è stato segnato da una serie di sentenze della sezione quarta della Corte di Cassazione che sono andate in una direzione completamente opposta rispetto, diciamo, al filone giurisprudenziale che aveva aumentato quell'asticella in termini di protezione della salute dei lavoratori e di prevenzione. E siamo ritornati indietro, purtroppo oggi nel 2022, siamo ritornati indietro di 30 anni a livello di giurisprudenza, soprattutto se andiamo a parlare di processi in materia d'amianto. Perché io ho scelto questo titolo, il ruolo degli enti e delle associazioni alla luce della riforma Cartabia e soprattutto delle ultime sentenze, mi viene in mente per esempio quella di Viareggio, quindi degli ultimi arresti giurisprudenziali, perché sembra che ormai ci sia dietro non solo una scelta del nostro ministro di Grazia e Giustizia di mettere all'angolo, propriamente all'angolo, compromettendo il ruolo dell'ente e delle associazioni all'interno del processo penale, ma ci sia un qualcosa di più, cioè una volontà politica, ormai credo la cosa sia assolutamente evidente, di non far partecipare gli enti e le associazioni che sono visti come una parte estremamente scomoda all'interno delle maglie del processo penale. Dico questo perché se andate a vedere il disegno di legge, quello del 4 agosto, del 2022, che poi è quello che è esattamente passato, Camera e Senato, ora al 28, non più tardi del 28 di settembre, sono stati approvati, ma non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tre decreti attuativi, quindi non posso ancora entrare nel merito di questi tre decreti attuativi della riforma, ma posso dire qualcosa invece in merito alla riforma e al ruolo della vittima. Da sempre, medicina democratica, quindi onlus oggi, è entrata come parte civile nel processo penale. Perché ha dato prova di tutta una serie di requisiti che in modo assolutamente monolitico erano richiesti dalla giurisprudenza di Cassazione. Per esempio, vi cito solo per semplificare, il fine statutario. Il fine statutario doveva essere non un fine generico, quindi un fine assolutamente preciso, meritevole di tutela, per esempio il diritto alla salute che è costituzionalmente garantito, e doveva coincidere quel fine perseguito dallo statuto dell'ente con l'interesse leso all'interno del procedimento penale. Ora, tramite i nostri fini statutari, che sono tutt'altro che generici, ma sono assolutamente specifici in termini di prevenzione e di tutela della salute, sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, andando a provare un altro requisito che è richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla giurisprudenza di legittimità, che è l'ancoramento al territorio dove si è svolto il reato, cioè locus commissi delicti, attraverso questo altro requisito siamo entrati in molti dei procedimenti penali italiani che hanno appunto segnato la storia della nostra giurisprudenza. Marco ricordava il processo ThyssenKrupp, il processo Eternit, il processo per i 157 morti da cloruro di vinile monomero al petrolchimico di Porto Marghera. Ora cosa succede con questa riforma? Questa riforma è passata con, come dire, no? Il plauso anche di molti giuristi, di molti operatori del diritto, perché si è detto,
si è detto, finalmente viene definito il ruolo della vittima. Erano tutti sconcertati, no? Dal fatto che all'interno del nostro codice non ci fosse una definizione vera di vittima. Allora il ministro cosa ha pensato di fare? Di mettere nell'articolo 42 della legge una definizione di vittima. Ecco, il problema è che la definizione di vittima è così come che è legittimata quindi a costituirsi nel processo penale, è solo e unicamente la persona fisica che ha subito un danno in conseguenza della commissione o dell'omissione di una determinata condotta riconducibile all'imputato. Questo che cosa significa? Quindi significa che potranno costituirsi in base, se così passa con i decreti attuativi, la riforma, potranno costituirsi nel processo penale solo i familiari, i prossimi congiunti, fino ad arrivare anche al familiare convivente della persona, della vittima del reato, quindi la persona che ha subito il danno, che è deceduto o ha subito lesioni gravi e gravissime all'interno dei luoghi di lavoro. La conseguenza è assolutamente devastante per tutti gli enti e le associazioni, come per esempio Medicina Democratica, che da sempre si è battuta in difesa dei diritti anche di tutte queste persone fisiche, prossimi congiunti costituiti all'interno del processo. Ora, in una intervista anche recente che è uscita su Repubblica, un portavoce proprio del ministro, senza troppi giri di parole, ha detto che comunque l'impostazione di questo nuovo processo penale non è ad ogni modo un processo che si incentra sulla vittima. La vittima deve essere, come dire, monetizzata, deve essere monetizzata anche velocemente, e deve uscire anche questa virgolette persona fisica, con questa nuova definizione, deve uscire anche velocemente dal processo penale. Ora capite che siamo arrivati, credo, a un punto, perché poi bisogna anche pensare, di fronte a una scelta innanzitutto politica e poi giudiziaria di questo tipo, cosa è possibile effettivamente fare, perché o ci si rassegna, diciamo così, e si celebra la morte della sanità pubblica e la morte della giurisprudenza che fino ad oggi ci ha concesso di entrare all'interno del processo penale, oppure ci si reinventa qualche cosa che sia qualcosa di intelligente e di costruttivo. Io credo che a questo punto il messaggio forte da parte di noi operatori del diritto, che da sempre abbiamo poi come parti civili assistito le associazioni all'interno del processo penale, sia quello di andare a sollevare questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta, anche in sede di udienza preliminare, potrà porsi la questione se dopo la riforma Cartabia le associazioni possano ancora o non possano costituirsi parte civile all'interno del processo penale. E ancora una postilla su questa riforma. Dopo aver dato la ministra, dopo aver dato la definizione così stretta e così stringente di vittima, ad un certo punto, sempre all'interno di questo disegno di legge, che ormai è praticamente completo, perché appunto vi dicevo ci saranno i decreti attuativi, ad un certo punto impone una sorta di o riconciliazione con l'imputato o comunque di monetizzazione. Medicina Democratica da sempre è andata contro questo tipo di compromesso, da sempre abbiamo gridato, non solo all'interno delle aule di giustizia, ma in piazza, nei congressi, nei convegni, in tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto, che la salute non è assolutamente monetizzabile. Ora, andate a pensare anche alle conseguenze, noi oggi parliamo di salute all'interno dei luoghi di lavoro, ma alle conseguenze che questo tipo di riforma potrebbe avere anche su altri processi che sono lontani dal nostro orizzonte odierno, per esempio processi in materia di usura, dove chiaramente la persona per paura di tutta una serie di ritorsioni non,
magari non si costituisce essa stessa o i propri familiari all'interno del processo penale, e quindi da lì il ruolo che gioca, il ruolo fondamentale dell'associazione invece antiusura, che di solito si costituiva come parte civile all'interno del processo penale, ma anche i processi per violenza sessuale nei confronti di minori, nei confronti delle donne, dove c'erano tutte le associazioni in difesa e in tutela dei minori o delle donne che si costituivano all'interno del processo, perché poi la vittima, per tutta una serie di problemi a noi tutti noti, non riusciva a costituirsi alla fine parte civile all'interno di quello stesso processo penale. Quindi capite che la deriva è vicinissima. Questa è una riforma brutta, è una riforma brutta perché ha messo all'angolo non solo, guardate, gli enti e le associazioni come Medicina Democratica, che da una vita che lottano per la difesa della salute, ma anche la vittima stessa, questa stessa persona fisica, perché sono passate, se da una parte hanno dato un colpo alla botte e uno al cerchio, perché se da una parte hanno salvato quella parte della norma, della riforma Bonafede, che diceva che la prescrizione si ferma con la sentenza di primo grado, dall'altra parte è stata inserita una norma che è assolutamente anticostituzionale, che ha inserito questo istituto dell'improcedibilità. Cioè, che cosa si dice anche alla stessa vittima persona fisica? Guarda che tu puoi stare nel processo, ma dopo la sentenza di primo grado il ministro dice: io do un tempo massimo di svolgimento del processo, che sono 2 anni in appello e 1 anno in Cassazione, e tu di qualsiasi tipo di reato stiamo discutendo, quindi anche reati di disastro, reati di strage, pensate solo alla complessità di questi processi e al numero delle vittime delle parti civili, no? Viareggio per esempio è stato un esempio, no? Di quanto può essere lunga la giustizia o l'ingiustizia per queste persone. E allora capite che è praticamente impossibile per certi reati, per certi processi, che l'appello si concluda 2 anni dopo la sentenza di primo grado, per la complessità stessa della materia, per il numero delle parti, e che si concluda addirittura entro 1 anno in Cassazione. Che cosa succede se i processi non si concludono entro 2 anni in appello, entro 1 anno in Cassazione? Con questa nuova riforma il processo diventa improcedibile, cioè ad un certo punto il giudice penale ci verrà a dire: guardate, abbiamo scherzato, il processo si chiude, non si può più rifare, quindi non viene neanche dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, che consentirebbe alla vittima del reato di andare in sede civile e richiedere il risarcimento del danno. Diventa proprio improcedibile, cioè la vittima, il prossimo congiunto, anche il familiare, non potrà più andare a richiedere nulla in sede civile, perché tutti gli atti del processo penale che sono stati compiuti dal primo grado fino ad arrivare ad esempio all'appello in Cassazione non potranno più essere utilizzati, perché il magistrato o i magistrati o il collegio giudicante ha sforato questo tempo che impone la tagliola dell'improcedibilità. Quindi, insomma, per tirare le fila, perché non voglio rubare nemmeno tempo a chi deve intervenire dopo di me, io credo che una riflessione seria, soprattutto noi come Medicina Democratica, la si deve fare oggi su questa riforma. A, perché non ci consentirà più di entrare all'interno del processo penale, con il plauso chiaramente di tutti quelli che da un po' di anni ormai, lo sento dire, ci dicono: ma insomma basta, lasciate perdere questi processi penali, andate nel civile che è molto più semplice. Beh certo, la prova nel civile è più semplice, però insomma a tutte queste persone che negli anni, perché ormai la voce è diventata assordante, vai nel civile, lascia perdere il penale, a tutte queste persone bisognerebbe ricordare che Medicina Democratica entra nel processo penale perché è convinta che il processo penale non abbia solo una funzione repressiva, ma, come diceva anche Marco Caldiroli, ha una funzione prevenzionale. Cioè, se tu condanni un imputato, fai già per la morte di 1, 2, 10
20 lavoratori o cittadini residenti nella zona limitrofa lo stabilimento inquinante, hai già fatto prevenzione? Perché io credo che altri imprenditori si guarderanno bene dall'andare a violare la stessa normativa se poi alla fine arrivano determinate sanzioni. È chiaro che se arrivano le assoluzioni, come è successo nei processi ultimamente, nei processi penali, ultimamente sto parlando degli ultimi 10 anni in materia d'amianto, vanno assolutamente a nozze. Quindi bisogna sicuramente recuperare alcuni valori di natura costituzionale e questo lo dobbiamo fare, ma io credo che dobbiamo lanciare un messaggio serio, ma un messaggio concreto, cioè aprire un appello che deve essere sottoscritto non solo da Medicina Democratica, anche per esempio utilizzando tutti gli strumenti informatici che abbiamo oggi, tutti i diversi canali, e far partecipare più associazioni possibili a questo appello da fare nei confronti di quello che diventerà il nuovo ministro di Grazia e Giustizia. Andare a studiarci bene noi come operatori del diritto questi 3 decreti attuativi della riforma Cartabia, e poi secondo me quello che è venuto fuori, forse ne parlerà meglio successivamente Fulvio Aurora, quello che è venuto fuori quest'anno anche dal convegno che abbiamo fatto presso il Senato della Repubblica a Roma in materia di problematiche legate ai processi d'amianto. Cioè serve nello stesso tempo anche che i tecnici si riuniscano ed elaborino finalmente un documento comune che possa andare a smascherare quelle che sono le tesi antiscientifiche che ormai stanno correndo più veloce della luce sia all'interno delle pronunce di merito che all'interno delle pronunce della Corte di Cassazione. Io non so, Marco, come siamo messi con i tempi, finirei qui. Volevo solo dare una panoramica delle associazioni alla luce della riforma e delle ultime sentenze della giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Poi chiaramente sono disponibile a intervenire se ci sono domande, eccetera. Molte grazie, Laura. Ti senti l'applauso? E non ti sento, Marco. Ti chiedevo se sentivi gli applausi. No, non sento. Va bene. Adesso chiama Bai. È già stato chiamato. No, e non sento. Giustamente non ho ancora presentato Edoardo Bai dell'ISDE, Medici per l'Ambiente, che appunto tratterà la questione amianto e gli interessi privati ad esso legati. Vai, beh, Edoardo. C'è una frase, credo che risalga a Maccacaro, che è l'industria a difesa, la scienza a difesa del prodotto.
che vuol dire che c'è tutta una serie di scienziati cosiddetti, o ricercatori o professori universitari, che vengono, devo avvicinare, che vengono pagati molto dalle industrie perché abbiano un prodotto. Il loro prodotto è il dubbio, non è la negazione, è il dubbio, perché nei processi specialmente in dubbio proreo, e quindi è sufficiente e dà un vantaggio alla discussione. Questa vera industria, che è l'industria del dubbio, è descritta bene da un epidemiologo famoso degli Stati Uniti, David Michaels, che dà degli esempi. Il più illustre penso sia Fisher, che è il padre di una branca dell'epidemiologia addirittura, è un genio, il quale negava l'effetto del fumo sul polmone. È venuto fuori che era pagato dall'industria del tabacco. Però per dire che anche quelli che stanno molto in alto vengono attratti. Lui era furbo, ha detto no, non è che mi pagano per dire quello che dico. Io dico quello che dico e allora loro mi pagano perché gli piace. Questa è la giustificazione, no, di Fischer. In Italia, in America il fatturato è qualche decina di miliardi l'anno, non è una robetta. E in Italia non è qualche decina di miliardi, ma qualche centinaio di milioni di euro sì. E c'è un gruppo di professori universitari, che sono quasi tutti o epidemiologi o medici del lavoro, con cattedra, che fanno i difensori. La cosa brutta è che i giudici, che io ritengo certe volte un po' troppo proprio in buona fede, un conto è se difendono le industrie, un conto se vengono nominati dal giudice, no? Apostoli e Violante sono stati nominati dal giudice nel processo Fibronit, con qualche centinaio di morti per amianto. E questi hanno negato, per esempio, la domanda era, dicano qual è la prevalente opinione scientifica sull'accelerazione. Hanno detto, ma no, c'è un articolo di Zocchetti che dice che l'accelerazione della malattia con la dose non c'è, e quelli a favore sono pochi, non è che hanno fatto una discussione così, invece sono 7 secondo loro. Sono andato su Google Scholar, ho fatto click sull'accelerazione, sono venuti fuori una cinquantina ma così ad amblè, non ho neanche finito. Questo per dire che non aveva risposto. Finisco questo intervento. In un altro argomento, siccome continuavano a non citare l'opinione scientifica, chiedeva insistentemente ai apostoli, ma chi l'ha detto? Il giudice l'ha interrotta e ha detto, ma chi l'ha detto? L'ha detto chi se ne frega chi l'ha detto? L'ha detto apostoli, lui è professore, quindi l'ha detto lui. Ecco, immaginatevi come si possa fare un processo in questi termini, perché hai già perso, ovviamente, no? Ma già l'incarico dato a due notoriamente legati all'industria, no, non è che sia una cosa che è indice di buona fede, secondo me, non sì, perché già da uno che ha interessi di parte, no? È evidente questa cosa. Un altro che fra l'altro poi è entrato come consulenza nell'associazione dei dirigenti dei produttori di asbesto è Chiappino. Chiappino si è inventato, poi è stata per fortuna smontata, si è inventato che tutti gli effetti dell'amianto sono del primo anno di esposizione, tutte le altre esposizioni non contano. Dopo vedremo che questa è una cosa che viene ripresa in due modi. Voi immaginate che tutti quelli che sono stati esposti per un anno
sono stati esposti, mentre dall'esposizione passano 40 anni in media, i responsabili non ci sono più, no, i dirigenti responsabili di quell'epoca. Era una furbata non male. Un altro, ve lo dico per dire quali sono le cose che mettono in piedi, che sono ascientifiche, proprio assolutamente balle, che pure vengono prese. Un altro è Angelo Moretto. Angelo Moretto, ve lo faccio vedere qua, lo vedete lì, è membro della SCOEL. La SCOEL è l'agenzia ufficiale dell'Unione Europea che stabilisce i limiti di esposizione per gli operai. Questi sono i membri della SCOEL e tutte quelle freccette lì sono i legami con aziende di grande spessore, sono nominate a destra. Moretto, guardate quante ne ha, è quello giallo, ne ha una decina di aziende con cui ha dei rapporti. Ve lo togliete. E questo è Moretto, il quale Moretto ha anche fatto un'altra cosa, cioè è stato finanziato insieme a un americano e a un inglese dalla Monsanto per fare una ricerca sul glifosato. Già oggi c'è la notizia che il glifosato è stato prorogato come uso ancora per un anno. È pericolosissimo, ditelo ai boliviani, perché l'hanno sparso per ammazzare i guerriglieri sul confine con l'Ecuador e ha fatto un disastro. Quello non conta, non lo cita mai nessuno. Questa cosa qui cozza col fatto che era stato nominato dall'EFSA proprio per studiare il glifosato. L'EFSA è l'ente sugli alimenti che sta a Parma, che è italiano. Dopodiché l'hanno mandato via perché hanno scoperto che non aveva dichiarato i suoi conflitti di interesse perché era pagato dalla Monsanto, che è la produttrice del glifosato. Un altro scienziato famoso è Boffetta. Boffetta era un allievo di Terracini, credo che lo conoscesse. Ha fatto il bravo fino a che ha fatto l'allievo di Terracini, poi è andato alla IARC, che è l'Agenzia Mondiale del Cancro, e anche lì ha espresso delle opinioni giuste, cioè, col maestro e con la funzione dello IARC. Dopodiché è uscito, si è dimesso e si è dato al guadagno, nel senso che ha fondato addirittura una o più aziende di consulenza che fanno consulenza per le multinazionali, fanno anche le difese. Lui ha fatto centinaia di pubblicazioni, perché le pubblicazioni gliele pagano le grandi industrie, quindi le sue opinioni sono diventate l'opposto di quelle che aveva quando lavorava per lo IARC. Si è fatto il nome nello IARC e se l'è venduto quando è uscito. Però, insieme al professore, altro professore mercenario, come lo chiama qualcuno, che è la vecchia, quando ho fatto la perizia con l'Ilva di Taranto, ovviamente cosa ha concluso? Ha concluso che sono le cattive abitudini alimentari e il fumo che fa il disastro, che ha fatto il disastro con le emissioni, le sapete tutte, non ve lo dico, ma che il lavoro non c'entra proprio niente. Questo per dirvi dove arrivano a dichiarare questa cosa qua. Va bene. Non ve ne faccio altri, ma la vecchia è come sparare sui piccioni, nel senso che la vecchia ha fatto questo di tanto, ne ha fatte altre, ha avuto l'onore per le sue opinioni di ricevere il premio Ig Nobel, che voi sapete che è un premio che danno in America accanto, parallelo al premio Nobel. Perché ha avuto il premio Ig Nobel? Perché ha fatto un articolo dicendo sì, la pizza napoletana
previene il tumore, il che è vero, la seconda parte è ma solo se mangiata in Italia. Giuro, è vero, non sto scherzando. Vabbè. Dopodiché, su una questione del rapporto dose e danno, poi finisco, è lunga la storia, potrei continuare per una giornata. Lui e altri colleghi come la vecchia fanno un articolo che dicono che niente è vero, che la dose non è vero che fa male. Lo scrivono giovedì, viene pubblicato lunedì sulla rivista, che di solito è una rivista che fa il peer review, cioè che accetta gli articoli con una revisione di un gruppo, di un'equipe di pari, no? E ci mettono un mese, lì ci hanno messo 3 giorni con sabato e domenica dentro. La rivista era di La Vecchia, per cui è famosa anche questa, è una cosa... Vabbè, finito, nel senso che adesso preparo questo così. Allora, uno degli argomenti che poi vi farò vedere cosa dice Pira, che è l'altro professore universitario di Torino, questo lo conoscete qua perché è professore della medicina del lavoro di Torino, e che nel processo di Marina Militare ha detto sì, la mia università viene pagata un tot ogni anno dalla Marina Militare per i miei servigi. Ha dichiarato finalmente che c'ha un conflitto di interesse. Almeno è stato onesto. Allora, uno degli argomenti è non c'è rapporto fra dose e incidenza, cioè il numero di tumori. Io vi mostro solo questo, che è una valutazione del rischio, non delle malattie, che però è tratto dalle ricerche fatte dall'epidemiologia. Allora, se non c'è inquinamento praticamente in campagna, ci sono 4 mesoteliomi attesi per ogni milione di esposti. Se c'è un luogo pubblico che può essere inquinato da tetti o da cose non pericolosissime, dai 4 a 40. Per un operaio in fabbrica che lavora esposto ad amianto ambientale o per produrlo, gli attesi sono da 2.000 a 200.000 per milione di esposti. Però, secondo i nostri professori, la dose non conta. Vabbè, questo mi sembra chiaro. Non è una cosa... L'altra cosa che contestano i nostri professori è la teoria che va per maggiore, cioè che è accettata da tutto il mondo, e che è che i tumori solidi si sviluppano a stadi, multistadio. Mi fa ridere perché sempre per parlare di apostoli, nella loro perizia hanno detto no, e questo fa ridere perché è ridicolo, ma no, non esiste oggi la teoria multistadio. Oggi va di moda la teoria multistep. Mi deve dire che differenza c'è, perché multistep in italiano si traduce multistadio. Per dire gli argomenti che usano sono veramente ridicoli. Questa è, al di là dell'epidemiologia, che è quella che ha lanciato la teoria con i primi precursori tipo Selikov, tipo Pito, cioè i pezzi grossi da 90 dell'epidemiologia. Adesso è stata confermata non è affatto invecchiata, è stata confermata dalla biologia molecolare, cioè una scienza nuova. Questi sono i 3 step, non ve lo sto a spiegare, tanto questa è la cancerogenesi multistadio, moderna, no? Nel senso che tutti i libri di scuola, dell'università, di medicina e di specialità, per esempio l'Harrison, insegnano questa cosa, cioè che lo sviluppo del tumore amianto è un multistadio, è una malattia genetica.
ha delle caratteristiche che si chiamano hallmarks, non ve le sto a elencare, casomai ve le leggete, sono una decina di caratteristiche, cioè le cellule non smettono di moltiplicarsi, non muoiono perché non hanno inibita la mortalità, accelerano la ricrescita, abbattono gli antioncogeni, eccetera, eccetera. Ve li leggete, non ve li sto, tanto per fare presto. La differenza su cui si attaccano i professori per dire che il multistadio non esiste più è che il multistadio primitivo era lineare, cioè c'erano i promotori e c'erano quelli che iniziavano la mutazione, gli iniziatori appunto, e i promotori. Il primo stimolo è l'inizio del cancro, cioè una mutazione della cellula. Il secondo stimolo è lo stimolo a moltiplicare la cellula, che può stare lì anche per anni senza fare niente perché è silente, e i primi cancerogeni, quelli iniziatori, sono mutageni, i secondi no, possono essere anche solo semplici irritanti perché accelerano con il processo infiammatorio lo sviluppo del cancro. La teoria moderna dice non di stato per niente, è molto più complicata. Addirittura la più moderna dice il primo stimolo non è genetico, è epigenetico, cioè è uno stimolo ambientale. Si ammala il tessuto, non la cellula. Dopodiché viene la mutazione cellulare causata dalla interferenza sulla comunicazione cellulare, no? Per l'esempio più semplice, se una cellula si tocca con un'altra, queste si dicono non ti moltiplicare. Nella mutazione epigenetica non si parlano più, per cui si moltiplicano lo stesso. Si formano molti cloni diversi, ogni cosa qui è un clone. Perché colori diversi? Perché c'è una instabilità genetica per cui ogni clone ha il suo patrimonio genetico differente dagli altri, cioè è un processo molto più complicato. Ciò non vuol dire che non ci siano gli stadi, non sono lineari, ma ci sono gli stadi. Questo è l'argomento. Questo qui invece è una figura che ho visto per primo al processo dell'Alfa Romeo. La fa Pira, il vostro amico. Lui dice, ma non è vero che ci sia un rapporto lineare fra dose che aumenta e numero di, cioè incidenza di tumori che aumenta. Se noi mettiamo in una linea rossa il rapporto fra durata dell'esposizione e latenza, cioè gli anni che ci mette dalla prima esposizione alla diagnosi del tumore, in una retta in cui diciamo che la durata è uguale alla latenza, che è la riga rossa, la vedete, no? Noi vediamo che se mettiamo in ordinate la latenza da 10 anni a 50 anni e mettiamo la durata da 10 anni a 50 anni in escisse, e mettiamo la riga in cui la durata è uguale alla latenza, scusa, ve la spiego ma perché è divertente. Noi vediamo che l'incidenza, cioè i pallini blu, aumentano con la latenza, ma diminuiscono con la dose, cioè con la durata, perché dice la durata dell'esposizione si equipara un po' alla dose. È un trucco, nel senso che la linea rossa non esiste. Adesso va di moda il metaverso. Questa è una cosa irreale, è virtuale, nel senso che se fosse vera vorrebbe dire che la diagnosi di tumore mesotelioma viene fatta nel momento stesso in cui si dimette l'operaio dalla ditta, perché la durata è uguale alla latenza. Non succede mai, cioè, purtroppo il mesotelioma, la stragrande maggioranza dei casi si manifesta in pensione, 10, 15, anche 20 anni dopo la pensione. Pochissimi casi, ma pochissimi, per esempio all'Etere, dove c'è un'esposizione massiccia, si manifestano anche a 5, 10 anni, quindi quando uno lavora, ma se no la regola è diversa. Quindi se parti
da una cosa inventata, è evidente che puoi dire quello che vuoi. Perché ha fatto questa riga? Per far diminuire con la durata, la riga doveva andare in su. Per farla aumentare con la latenza, la riga doveva andare in su. Anche questo è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è ancora più buffa, perché la durata, cioè la durata del lavoro, è un pezzo del tempo della latenza. Perché se la durata è dall'inizio, dall'assunzione alla dimissione, e la latenza è dall'assunzione alla diagnosi, che viene dopo, è chiaro che la durata è un pezzo della latenza. E quindi dovrebbe avere la realtà, no, nel metaverso è questa: assunzione, il numero uno è la dimissione, il numero due è il mesotelioma. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la durata non può diminuire perché sta con la latenza, aumenta l'incidenza, ma per pira invece diminuisce. Siamo di nuovo nel metaverso, cioè la durata determina una diminuzione e contemporaneamente un aumento del numero dei tumori. Questo è quello che dice Pira, lo dice lui, non bisogna... Ultima cosa, tanto per dirvi, ce ne sono anche altri, ma dico alcuni argomenti che usano per dirvi quali sono le stupidaggini che dicono e perché mi permetto di dire che questi giudici forse hanno dei pregiudizi, forse hanno dei preconcetti, non vado più là, non so chi perché credere a queste cose, oppure perché si sono affascinati dal titolo. Perché questi professori vendono il loro titolo, non le considerazioni scientifiche, che non ci sono per niente. No? Allora, l'ultima considerazione, l'ultimo attacco, poi finisco, che vi mostro è questa, cioè l'accelerazione. Anche questo è un concetto che a logica sembra, cioè se tu aumenti la esposizione, il numero di tumori aumenta nell'unità di tempo, cioè la velocità di formazione dei tumori aumenta. Con 10 di esposizione c'hai 105 tumori, con 20 di esposizione c'hai 10 tumori nello stesso tempo, nello stesso unità di tempo. È una velocità. Allora, questo si traduce nel fatto che con l'aumento della dose si accelera la formazione di tutti i tumori e quindi la malattia viene anticipata. Nessuno ha fatto questa ricerca, mi piacerebbe di farla a me, però ho chiesto delle coorti, perché ci vogliono delle coorti intere, ma non me l'hanno data a me e a Crosignani. Però nei processi che ho fatto la cosa è evidentissima. Faccio solo due, dopo ce ne sono anche altri. Se vediamo il primo caso all'Eternit, dopo 5 anni, se vediamo il primo caso all'Alfa Romeo, purtroppo di quelli presentati in procura, per cui non sono sicuro che sono tutti, per cui non ha valore, se ci vorrebbe la coorte completa. Comunque il primo caso all'Alfa Romeo è dopo 20 anni. Allora, da 5 a 20 anni c'è un'accelerazione e è nella dose, perché l'Alfa Romeo ha un'esposizione ambientale che è grossa, ma è infinitamente inferiore a quella dell'Eternit, punto. Questa è la figura che mostra l'andamento reale di due coorti reali, credo che siano l'Eternit e un'altra, non mi ricordo quale, che mostrano l'andamento con la dose. Aumenta l'incidenza. Se noi mettiamo il tempo alle ordinate e l'incidenza nelle ascisse, vediamo che i meno esposti hanno la curva sotto, i più esposti hanno la curva sopra. Cosa succede? Che nei più esposti l'incidenza viene raggiunta, massima, viene raggiunta prima che nei meno esposti. Da dove si vede? Dalle righe orizzontali. Questa è l'incidenza
è uguale qui a questo punto, nei due, perché vedete che l'incidenza è uguale. E allora, nei più esposti viene raggiunta a 35 anni, nei meno esposti a 20, mettiamo. Non leggo lì, ma lo leggete lì, questa è una figura reale presa da una realtà vera, non da una realtà virtuale. Questa cosa ha dato molto fastidio, è la discussione che viene fatta oggi e che determina la maggior parte delle assoluzioni. Per farvi un conto, se si va alla quarta sezione della Cassazione, le assoluzioni sono 26. Se si va alla settima, che invece è completamente diversa, ma va solo quando la quarta è piena, sono tutte condanne, però sono solo 7. Quindi siamo 26 a 7, ha vinto la quarta, per abbandono del campo. Allora, chi l'ha contestata? Uno solo, che si chiama Zocchetti, che era il dirigente del servizio di epidemiologia. Cioè, sono tutti pezzi grossi, non è che sono delle castruscelle di epidemiologia della regione Lombardia. Il servizio di epidemiologia della regione Lombardia è stato diretto da Zocchetti. Dice, ma se noi facciamo questa curva qui come quella dell'amianto e ci mettiamo su gli incidenti, e vediamo che l'incidenza è A e B, cioè è più alta nella curva di maggiore incidenza, lui ha messo i camionisti, è più bassa nell'A che è gli agricoltori, facciamo una cosa che è impossibile, nel senso che gli incidenti sono puntuali, come fanno a essere anticipati? Trucco, non sono anticipati. Se fossero veramente anticipati nella curva, allora avrebbe ragione, ma sono anticipati rispetto a un'altra curva, a quella degli agricoltori. E questo non significa niente, perché anche il rapporto incidenza dose di amianto, scusa se mi dilungo, è comunque puntuale. Perché l'incidenza si misura con il secondo, il minuto, l'ora della diagnosi, che è puntuale come l'incidenza. Per cui è un'altra cosa che è un trucchetto da prestigiatore, no? Però ci credono, cioè, i giudici ci credono a questa cosa. Allora, per contestarla, una seconda cosa che lui ha fatto è che ha inventato la curva, sempre in metaverso, cioè questi professori, si costruiscono un mondo virtuale, fanno le curve e le epidemiologie che non esistono se non nell'internet, perché in realtà gli incidenti non vanno come quella curva lì, gli incidenti vanno così, questi sono gli incidenti stradali, fonte, poi io tagliamo, e l'INAIL, come vedete a dente di sega, fateci l'anticipazione su queste curve se siete capaci, non l'hanno prese quelle vere, si sono inventate una apposta perché gli serviva, questo è poi il discorso. Questo è l'agricoltura, abbiamo visto che l'agricoltura diminuisce, se vedete l'ultima riga, invece che aumentare diminuiscono gli infortuni, adesso stanno riaumentando, ma per un pezzo sono diminuiti. Questa è l'agricoltura, questi sono i morti in agricoltura, come vedete vanno a scale anche queste, un po' aumentano e un po' diminuiscono. Io finirei qua, credo di essere stato nei tempi. Perché vi ho mostrato queste cose? Perché secondo me anche i periti che stanno dalla nostra parte non si mordono fra di loro. Se vedete le perizie vanno sul soffice, non fanno il discorso che faccio io. Dicono non è vero, è vero questo. In realtà bisogna cambiare metodo, bisogna essere più aggressivi nell'accusa, altrimenti sembra un dialogo fra due esperti e il giudice dà retta a chi ha più titoli, chi piglia
mezzo milione di dollari come per la ricerca sul glifosato di Moretti, piuttosto che un perito come me che non piglia niente, se invece oppure piglia ogni tanto, perché i mezzi sono diversi, no? I nomi sono diversi. Anche il buon padre di Mara l'ho visto arrabbiato perché dice noi, ha dato i suoi titoli, non siamo gli straccioni come ci dite sempre, non l'ha detto proprio così, ma è vero però, cioè, c'è una disparità enorme fra i periti della difesa e i periti dell'accusa, ma enorme, nel senso che i mezzi che hanno quelli della difesa sono infiniti. I mezzi che hanno quelli dell'accusa sono 4 lire. Cioè, no. Se arrivano, quando hanno una perizia da parte del giudice, se arrivano a 1.000-2.000 euro, che se dura tanto è pure tanto, no? E gli altri arrivano dai 10.000 in su. Questo poi è per dirla tutta. E anche questo è un problema. No? Ci vorrebbe un sostegno dello Stato. Io finisco con una cosa che ricordo, l'ho presa da una presentazione di Duca, con una citazione di Saracci, che è stato un grande epidemiologo, onesto, il quale diceva ci sono le difese ci sono le accuse. Lo Stato da che parte deve stare? Dai danneggiati, dalla salute pubblica, per forza. E se uno invece va dalla difesa, è lecito? Sì, perché in questa nostra Costituzione ognuno ha diritto di farsi difendere e quindi va bene. Va bene, ma lo Stato deve stare sempre dalla parte della salute pubblica, quindi degli offesi. Il difensore no, può stare dalla parte dell'industria perché è lecito, ma non deve superare certi limiti, cioè non deve dire balle come questo, tradotto, perché superare certi limiti danneggia la salute pubblica. Primo perché non riconosce un danno già effettuato, poi perché elimina il deterrente a che altri continuino a fare quello che facevano. Questa è una violazione dell'articolo 41 della Costituzione. Questo dice Razzi. Secondo me è vero. Ho chiuso. Prego, sì. Tocca a Fulvio Aurora, responsabile dei processi che vede MD impegnata come parte civile e dell'associazione Esposti Amianto. Bene, buongiorno a tutti. In effetti quanto ha esposto il dottor Bai di quello che viene discusso nei tribunali, particolarmente alla Corte di Cassazione, noi abbiamo organizzato un convegno l'anno scorso proprio per questa ragione, per cercare di raccogliere tutta la documentazione scientifica che cerca di abbattere tutte le cose che vengono dette in modo distorto all'interno dei tribunali e che poi portano una parte dei tribunali, perché giustamente Bai diceva sì, 26 a 7, non si capisce come mai ci sono 7. A questo punto, perché se vai alla terza sezione della Corte di Cassazione c'è la condanna, alla quarta c'è la soluzione e alla terza c'è la condanna. E in effetti qui il nostro avvocato che avete visto, Laura Mara, ha chiesto che ci fosse una sezione
un giudizio delle sezioni unificate, cioè che di solito avviene, cioè quando ci sono delle distorsioni tutte le sezioni, non so come facciano, manderanno uno per sezione quello che è, però giudicano in modo unificato. E invece questo discorso che lei ripete ogni volta è stato bocciato, cioè nel senso che non è stato, non si fa un giudizio di carattere unificato. Allora, noi stiamo raccogliendo queste cose, lo sta facendo tutti, dopo questo convegno stiamo raccogliendo tutti i testi dei vari esperti, e quindi è un lavoro che sta facendo Enzo Ferrara, e credo che agli inizi dell'anno prossimo potrà essere pronto con questo intento. Poi ci presentiamo in tribunale con un documento, con un numero della rivista Medicina Democratica, Epidemiologia e Prevenzione, perché stiamo lavorando con Epidemiologia e Prevenzione, che cerca di fare il punto della situazione e dire che per interesse certe situazioni vengono esposte per arrivare ad un punto, per arrivare poi a questo discorso del dubbio che veniva già fatto, e quindi arrivare alle assoluzioni degli imputati. Naturalmente non è che noi ci occupiamo solo di questo, evidentemente noi ci occupiamo della lotta e della difesa della salute, no? Credo che questo era dagli inizi di Medicina Democratica. Oggi credo che siamo al 46esimo anno della storia di Medicina Democratica. Io che sono vecchio mi ricordo il primo congresso nazionale fatto a Bologna nel 1976, in cui la relazione l'ha fatta Maccacaro, in cui c'era un grandissimo salone, adesso non mi ricordo che cos'era, il Sala del Potestà, magari me lo dice. Sì, che ci saranno stati un migliaio di persone. Ora, oggi siamo molto di meno, rispetto anche, compresi quelli che sono in collegamento via internet. Però nel frattempo certe idee, certe linee e certe lotte sono state anche fatte. Allora a questo punto però si tratterebbe anche di andare oltre e di analizzare le cose e di vedere che cos'altro deve essere fatto. Io credo che sia necessario questo fatto, è venuto fuori anche dalle relazioni di ieri. Non basta più fare le analisi, non basta più fare le critiche, non è mai bastato per la verità. Forse è necessario un maggiore studio, come stiamo cercando di fare, ma anche e soprattutto una maggiore mobilitazione. E quindi credo che questo sia il nodo da ribadire, chiamiamolo un nodo nuovo, ma non è nuovo, è solamente la necessità che viene posta di unificare le grandi frammentazioni che ci sono da parte di associazioni, movimenti, sindacati, tutti quelli esperti, tutti quelli che vanno in una certa direzione, e porsi in una maniera che svegli quelli che sono i cittadini, che svegli soprattutto quelle che sono le istituzioni. Ecco, io ho preso spunto da un libro che è stato propagandato dalla Confederazione Europea dei Sindacati, la CES, che ha sede a Bruxelles, e che appunto ha propagandato questo libro scritto da un docente di un'università francese di Parigi, un tal Eloi Laurent, che ha scritto questo libro, che tradotto in italiano dice così:
E se la salute guidasse il mondo? Punto di domanda. E allora vorrei che pensare a questo fatto, alla necessità che noi abbiamo di fare una sorta di analisi in tutte le cose, i movimenti, le lotte che facciamo e vedere che cosa c'entra la salute, o comunque di fare entrare la salute in quello che facciamo per arrivare a definire che cosa è, per arrivare a definire come procedere ulteriormente. Il riferimento è all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che 1986, Carta di Ottawa, disse, produsse un documento, requisiti per la salute, che diceva: condizione e risorse fondamentali della salute sono la pace, la casa, l'istruzione, il cibo, il reddito, un ecosistema stabile, la continuità delle risorse, la giustizia e l'equità sociale. Ogni progresso sul piano della salute deve essere necessariamente e saldamente ancorato a questi requisiti. Sottolineo che la prima che ha detto è la pace. Questo per dire anche nel periodo in cui noi ci troviamo. Allora, questo è un po' il centro della discussione che vogliamo fare, che ci porta proprio a questo fatto. Non basta fare le critiche, non basta fare le analisi, dobbiamo proprio operare per una continuità, un'unificazione anche dei movimenti di tutti coloro che vanno in una certa direzione, e questo semplicemente per essere incisivi. Credo che sicuramente uno dei nodi che è venuto fuori bene ieri, particolarmente dall'intervento di Maria Elisa Sartor, sia quello di avere visto che i principi che stabilisce, che ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Carta di Ottawa, che è quello di avere una sanità pubblica universale e partecipata, questa cosa viene è messa quotidianamente in discussione, e quindi per ripenderla abbiamo bisogno di una grande mobilitazione. Allora, credo che sia abbastanza necessario battere questo discorso della privatizzazione della salute. Adesso io, essendo vecchio, ricordo che dopo la legge di riforma sanitaria, quella del 1978, sindacati CGIL e CISL UIL hanno fatto un grande convegno. Parlo del febbraio del 79, in cui hanno detto: oh, finalmente abbiamo quello che cercavamo e che ci aspettavamo da tanto tempo. Non hanno fatto una richiesta di sanità, di fare la sanità integrativa. Hanno fatto la richiesta, hanno detto che era necessario fare una grande mobilitazione su questi temi. E io credo che dicendo che bisogna fare, come è stato fatto e detto e fatto, la sanità integrativa alla parte sindacale, questo è stato un obbrobrio, è abbastanza un disastro. E quindi noi dobbiamo fare la mobilitazione anche per far cambiare, adesso non so se sarà facile o difficile, ma ci dobbiamo provare, per far cambiare la linea ai sindacati da questo punto di vista. Sulla privatizzazione, questo è una cosa che sta andando avanti per la maggiore, forse è inutile, ieri è stato ripetuto varie volte, e ogni cosa, quasi anche ogni cosa nuova che si vuole fare, penso, che ne so, le case della comunità,
che ha inventato Macacaro, che si chiamavano case della salute ai tempi, c'è il modo per inserire comunque organizzazioni della sanità privata. E quindi conseguentemente si sta operando per distruggere tutto quel bagaglio di considerazioni e soprattutto quel bagaglio di mobilitazione di lotte che sono state fatte per raggiungere proclamare la riforma sanitaria del 78. Sempre, e mi rifaccio ancora a quel libro, a questo libro che, di cui ho parlato all'inizio, che aveva un sottotitolo, che ha un sottotitolo, che dice: la speranza di vita vale di più della crescita. Anche questo è una cosa fondamentale, perché oggi tutto è basato sulla crescita, c'è il PIL, no? Che bisogna raggiungere, infatti adesso si dice siamo vicini alla recessione e quindi tutti temono il peggio e ci hanno anche magari abbastanza ragione. E quindi questo è un altro dei discorsi che noi vogliamo fare, cioè superare e abbattere questo discorso del privato in sanità, dove però per sanità, adesso perché in francese, visto che io ho citato il libro di un francese, santé si traduce sia salute e si traduce sia sanità, no? Allora facciamo un discorso diverso e diciamo che quello che noi vogliamo fare è il diritto, che vogliamo fondarci sul diritto alla salute, e per noi è relativamente più facile perché basta che prendiamo l'articolo 32 della Costituzione e quindi questo risulta essere fondamentale. Proprio per non dire addio alla sanità pubblica universale e gratuita, così come era stata storicamente pensata, non solo dalla riforma sanitaria, ma prima della riforma sanitaria, dalla Resistenza, è che un sistema sanitario pubblico universale è più efficace e meno costoso di qualsiasi altra assicurazione. E c'è da aggiungere che il blocco di potere economico, politico e propagandistico che si è formato per fare intervenire massicciamente il privato in sanità è molto potente e non si fermerà solo perché è stato e viene dimostrata la sua inefficacia e le sue conseguenze diseguaglianze che produce. Però dobbiamo dire come ci opponiamo. Non bastano certo le dichiarazioni e le dimostrazioni anche scientificamente fondate. Occorre mobilitarsi, come dicevo prima, e promuovere un'azione costante di disapprovazione, di azione tenace, di convincimento nei confronti della popolazione, parte della quale può cascare, e già cascata, nel tranello assicurativo. A nostro avviso sono due i modi per raggiungere questo obiettivo. Anzitutto è necessario che i movimenti, i comitati, le associazioni e i sindacati si mettano in una posizione diversa e si coordinino insieme per combattere e battere questo discorso. Noi abbiamo fatto un coordinamento prima lombardo e poi nazionale per il diritto alla salute. Credo che questo sia una modalità nuova. Ai tempi, quando abbiamo fatto il congresso, il primo congresso di medicina democratica, non ce n'erano tanti. E quindi era per quello che c'erano migliaia di persone quando abbiamo fatto il primo congresso nazionale. Poi
si può dire che il movimento sia abbastanza disperso e ultimamente ancora più disperso e frammentato, e quindi il nostro impegno è quello di riprendere questo discorso, di cercare di superare la frammentazione, la divisione che c'è, anche se non c'è la divisione, ma comunque la dispersione che c'è di questo movimento, perché altrimenti diventa difficile superare questo discorso che viene fatto dal privato, che comunque è per molti interessante, perché io vado dal pubblico e questo mi dice torna fra 6 mesi, e vado dal privato, magari devo tirare fuori qualche soldo parecchi, cioè, e faccio subito quello che devo fare, anche perché nel frattempo si è fatto questo discorso che tutto diventa quantitativo, no? Più esami, più visite, più interventi faccio e più sono in una condizione di migliore e di salute. Aggiungo e poi chiudo velocemente 3 punti fondamentali. Uno è quello degli infortuni e delle malattie professionali, che qui è stato già ricordato. Una delle cose che venivano fuori dagli inizi di Medicina Democratica, particolarmente da Luigi Mara, che si faceva? Io facevo il sindacalista da piccolo, per cui questo era una cosa che era normale fare questa cosa qua, che era quello di ricostruire il ciclo produttivo. Cioè, cosa voglio dire? Non mi basta fare la critica, io devo andare a vedere come è fatto, come si lavora e come si parte dagli inizi, da quando arriva la materia prima fino a quando esce il prodotto finito, che cosa succede nel frattempo. E facendo questo lavoro scopro anche dove sono i buchi e quindi da dove vengono fuori possibili, probabili infortuni sul lavoro e anche malattie professionali. E io aggiungo anche dal punto di vista giuridico che sarebbe opportuno chiedere che di fronte ad una morte sul lavoro, chiedere che venga contestato l'omicidio con dolo eventuale. Adesso io conosco bene la tratta Milano-Torino perché mi sono seguito tutto il processo della ThyssenKrupp e quello dell'Eternit, almeno la parte fatta a Torino, e ho visto che questo è, cioè che il discorso del dolo eventuale, che non è andato sull'Eternit ma invece è stato sulla ThyssenKrupp, è qualcosa che effettivamente sarebbe molto opportuno e molto pesante, e non invece come dire, giudicare la questione dell'infortunio un qualcosa di un destino cinico e baro. E questa è la questione degli infortuni. L'altra questione, credo anche questa abbastanza fondamentale, è intervenire sulla questione della medicina generale, di cui abbiamo visto ultimamente che andando in pensione molti medici di medicina generale, migliaia di persone sono rimaste scoperte. E che cosa viene fuori? Viene fuori certamente la necessità di modificare il corso universitario in funzione della medicina territoriale. E quindi anche considerare che i medici devono avere più o meno lo stesso tipo di retribuzione e non, siccome sei un medico di medicina generale, ti do di meno anche nella formazione rispetto ad un medico specialista. E poi quello che è necessario sono altre 2 cose. Uno è superare il convenzionamento.
la legge 833 del 78 diceva che i medici possono essere assunti, i medici di medicina generale possono essere assunti o convenzionati, ma quell'assunto lì è stato cancellato perché poi di fatto tutti vengono ad essere convenzionati. E l'altra questione, anche questa è abbastanza evidente, è quella di togliere il limite alla, cioè di fare in modo che non ci sia all'università una specie di chiusura di fronte a quelli che si iscrivono, perché c'è un limite che viene stabilito. E quindi questo discorso della medicina generale va anche modificato rispetto al terzo punto, che è quello delle case della salute, perché se si vogliono mettere i medici di medicina generale come si vuole ed è opportuno all'interno delle case della salute, vuol dire che da un lato le case della salute devono modificarsi e dall'altro che quello è il luogo per i medici di medicina generale, che comunque diventa da mettere in relazione alle altre strutture che sono state prodotte e promosse agli inizi della legge di riforma sanitaria, che erano previste, per esempio i consultori, quelli, i servizi di salute mentale, i servizi di sicurezza e salute sul lavoro. E cioè queste strutture devono far parte della casa della comunità o casa della salute. C'è da fare una parentesi perché non si capisce bene se poi li faranno. Adesso che c'è un governo, verrà un governo nuovo, fra virgolette, e ci sono delle indicazioni per dire ma non ne facciamo fare queste cose dalle farmacie, una battuta, no? E quindi in conclusione direi che occorre sottolineare che la sanità va intesa, e ripetere questa cosa fino all'inverosimile, come servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, adeguatamente finanziato. E se non c'è il finanziamento, evidentemente vuol dire che ci saranno i tempi di attesa, ma soprattutto che ci sarà la sanità privata. E credo che questo deve essere da noi pesantemente combattuto. Chiudo qua. Mi chiedono di dare un'informazione di servizio. Nella pausa è previsto un catering a 15 euro e sono disponibili ancora 6 buoni. Tocca a Gino Carpentieri. Medicina Democratica di Firenze. Allora, anche per chi è in collegamento magari in remoto, ricordo che Gino Carpentiero di Medicina Democratica ci parlerà della democrazia nei luoghi di lavoro, possibile antidoto contro lo stragismo lavorativo, la lezione della GKN. Eccomi, buongiorno a tutti. Gli interventi precedenti sono stati, e anche quelli di ieri, volevo aggiungere, sono stati davvero molto illuminanti della situazione della salute e sanità pubblica in Italia, e anche della difesa dei diritti dei lavoratori. Ecco, io non starò a ripetere cose appunto già dette molto bene da altri, anche stamattina da Marco Caldiroli, da Laura Mara, da Edoardo Bai, anche quello che ha detto Fulvio,
prima, cioè sono stati tutti interventi che hanno focalizzato la situazione veramente grave che c'è per il movimento operaio e sindacale. Anche l'introduzione di Franco Civenti la evidenziava, insomma, un sindacato che non sa più nemmeno cosa sia l'organizzazione del lavoro. È un sindacato che vive un po' alla giornata, insomma, ecco, quindi il mio intervento vuole essere un po' anche una provocazione e una proposta, una provocazione positiva con proposta. Poi nel gruppo di lavoro di domani su salute e sicurezza sul lavoro avremo modo di approfondire alcuni aspetti, ovviamente riprendendo anche quelli, tutti gli altri che sono venuti fuori nella discussione di oggi e anche quelli che non ci sarà nell'intervento di Alessandra Guarini, avvocatessa di Biella, che oggi non è potuta venire perché è in corso un'udienza per la strage di Genova, non quella del ponte ma quella del porto di Genova, di cui lei difende soprattutto la mamma Adele Chello Tusa, che è la mamma di uno dei morti del porto di Genova, ed era un'udienza molto importante perché veniva presentata la perizia del CTU, del consulente tecnico d'ufficio. Alessandra insieme a Laura Mara ha lavorato molto su proposte che magari di cui domani parleremo. Uno era quello che diceva anche Laura, che sono state presentate al convegno di Vongarone di pochi giorni fa, il convegno nell'anniversario della strage del Vajont, 9 ottobre 1963, come molti ricorderanno. Ma poi c'è Riccardo Antonini che dopo sullo stragismo in generale, e Riccardo è puntuale e interverrà subito dopo di me. Ecco, cosa vorrei dire allora io? Sino ad ora, quando succede un grave infortunio mortale, una strage di lavoratori, gli esperti vanno giustamente a rivedere quello che mancava, no? La protezione sulla macchina, il famoso caso di Luana, la giovane lavoratrice di Prato, in cui per aumentare i ritmi di lavoro il padrone aveva imposto la rimozione del blocco elettronico sulla misura di sicurezza sull'organo lavoratore. E pare che le cose processualmente su questo aspetto si mettano bene, perché l'omissione dolosa di misure di sicurezza pare che il giudice sia orientato a contestare. Quindi tutti questi aspetti noi dobbiamo non dobbiamo perderli, come non dobbiamo perdere la scarsa formazione ricevuta dai lavoratori. Pensiamo a 3 stagisti alternanza scuola-lavoro morti in un anno, che sono tanti rispetto al fatto che su un numero non enorme di stagisti, 3 morti sono un numero enorme. Quindi la formazione che non si fa, e gli operatori che sono pochi negli Spresa, e ora poi c'è stata la confusione di cui parlava Beniamino De Idda nell'articolo sul manifesto dell'altro giorno, per cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il suo presidente che è molto dinamico, aggressivo, Bruno Giordano, viene continuamente intervistato, dice anche cose giuste, non è che, però si sta creando confusione e dualità di poteri tra gli Spresa e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il rischio è che l'Ispettorato Nazionale faccia i grandi processi e agli Spresa rimangano i processini. Quindi anche questo, voglio dire, è un problema. Però quello che voglio dire io,
partendo proprio dal discorso di organizzazione del lavoro capitalistica, perché va aggiunto capitalistica del lavoro, e rimane comunque alla base un po' di tutti gli infortuni, di tutte le stragi operai. Anche se c'è, se ci sono nell'albero delle cause alcune questioni che ovviamente vanno focalizzate processualmente, poi se andiamo a scavare c'è sempre un meccanismo organizzativo che è scattato, che ha fatto i ritmi di lavoro, quindi la produttività deve essere massima, quindi i ritmi di lavoro forsennati, i riders per esempio, che l'altro giorno ne è morto uno in piena città a Firenze, e che devono andare come frecce a portare pizze e altre cose in giro, questo è un problemone, insomma, per 4 euro all'ora poi. E il super sfruttamento dei, ancora del caporalato dei braccianti meridionali, braccianti che oggi sono lavoratori immigrati, ma che è una situazione insostenibile. Così come i lavoratori edili, che non hanno mai un orario di lavoro. L'orario di lavoro dei lavoratori edili è solare, quindi in estate, quando fa anche più caldo, loro finiscono per lavorare dalle 7 del mattino alle 7 di sera, un giro d'orologio. Ecco, quindi tutto questo per arrivare dove? Per arrivare al fatto che i lavoratori oggi non hanno, hanno scarsissima o nulla, soprattutto alcune categorie, voce in capitolo. E questo è un problema. Come è possibile uscire da questa situazione? La domanda che dobbiamo porci. La perdita di potere ormai dei lavoratori ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. In 40 anni si sono rimangiati un decennio di lotte che sono andate dal 68-69 ai 35 giorni della Fiat del 1980. Ottobre 1980 è una data storica perché chiaramente con la sconfitta della Fiat comincia la controffensiva patronale, controffensiva che poi è andata avanti e ci ritroviamo nella situazione attuale. E oggi però qualcosa si muove e io voglio mettere l'accento, dopo aver messo l'accento sul negativo, si muove qualcosa. E certo, sono piccole avanguardie di classe, come esempi positivi di resistenza e di ribellione. Insorgiamo, è la parola d'ordine dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, e che oggi è diventata, su tanti negozi a Firenze, tanti punti vendita, trovate il simbolo di Insorgiamo. Quindi hanno già fatto cultura in giro per la città di Firenze. Ha creato un blocco anche di opinione questa grande lotta dei lavoratori della GKN, che sta per arrivare, dopo ve ne parlo un attimino, a un punto, a questo punto di svolta, il recupero dell'azienda, prescindendo da quelli che saranno i piani del MISE, degli imbroglioni che prendono in giro i lavoratori ormai da 15 mesi, dal 9 luglio dell'anno scorso, quando con una mail scattò il licenziamento dei lavoratori della GKN, perché il gruppo Malrose voleva delocalizzare altrove, dove ovviamente la manodopera costa ancora meno che in Italia. L'Italia ormai è ultima in classifica come salari sui 27 stati europei, superata da tutti praticamente, però loro vogliono andare in paesi ancora peggiori, perché così riescono a mettere profitti, extra profitti, eccetera, eccetera. Il recupero delle aziende non è un fatto nuovo,
Per fortuna c'è stata anche una legge buona, la legge Marcora, di una quarantina d'anni fa, che lo prevede. Quando un'azienda scappa, fallisce, eccetera, è possibile questo recupero anche con un intervento pubblico. E è uscito, ne parlava il Fatto Quotidiano dell'8 ottobre, un articolo di Salvatore Cannavò, proprio un'inchiesta di due ricercatori che si chiamano, un'inchiesta di due, Romolo Calcagno e Leonard Mazzone, editore Castelvecchi, le imprese recuperate in Italia. Segue di qualche anno un'altra inchiesta che aveva fatto Mastrandrea, giornalista del Manifesto, sempre sulle imprese recuperate, che poi parte da una vecchia storia argentina, 2000-2001, di cui molti avranno letto, no? Quando Menem scappò col malloppo, un ladrone di Stato, presidente argentino, molte fabbriche si ritrovarono in ginocchio e molti e i lavoratori non rimase che farle ripartire con le loro forze. Certo, dopo con il governo Kirchner comunque furono dati dei fondi, eccetera, e quindi nacque questo movimento che ormai è mondiale delle fabbriche autogestite direttamente dai lavoratori. E proprio a queste si sono rifatte poi le aziende che nell'ultimo ventennio in Italia si sono dovute autogestire. I due ricercatori hanno parlato di 14 imprese, e 14 imprese, la MAF di Milano è un po' rappresentato negli anni scorsi un esempio, insomma. E oggi la GKN, come il collettivo di fabbrica, il 9 ottobre ha concluso la sua assemblea con 300 lavoratori, si vuole rifarsi proprio a quella prospettiva. Nasce la società operaria di mutuo soccorso, questo è tratto proprio dal comunicato della stampa del Consiglio del collettivo di fabbrica. Il nostro appello è a tutto il territorio, ai movimenti di autorecupero, al movimento studentesco, ambientalista, e a tutte e tutti coloro che sono scese e scesi in piazza numerose volte a difendere GKN. E poi allegherò proprio la sintesi che Alberto Zoratti, Valentina Baronti e Benedetta Rizzo, ora non sto a leggere, hanno raccolto e pubblicato con mail che sono state mandate un po' alla Società della Cura, a tutti quelli che in questi anni un po' sono all'interno di questa lotta, insomma. Che dire, il collettivo di fabbrica, quello che vorrei focalizzare della GKN, rappresenta un'entità che non è, è fuori, è dentro la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria, ha una funzione anche politica, più nettamente politica di contropotere, mentre la RSU è l'organo di contrattazione sindacale. E allora la proposta che, proprio partendo da questa esperienza che esisteva già prima poi alla GKN, perché il collettivo di fabbrica è stato conosciuto poi al grande pubblico dopo che è successo questo incidente di percorso, tra virgolette, incidente, che è stata la chiusura dell'azienda, ma esisteva anche prima come organismo autonomo di contropotere. Tanto è vero che la GKN era un'azienda modello, più grazie ai lavoratori che grazie al fondo, un fondo inglese, Malrosa, al padrone, che non si sapeva neanche chi era. Insomma, proprio quelle cose per cui Agnelli, la famiglia Agnelli, vendette la vecchia Fiat
era un indotto Fiat ed è rimasto ancora un indotto, insomma, la GKN. E cosa fa? La vende a un fondo di Vestofanti inglese, il fondo Malrose. Ecco, quindi i lavoratori facevano andare. E la fabbrica modello era di fatto già autogestita dai lavoratori, che hanno detto: da qui non esce neanche uno spiro. Ci hanno provato, dicevano: ah, vabbè, ma se voi fate uscire le macchine, poi dopo ci accordiamo. Di qui non esce neanche uno spiro, e quindi la manutenzione delle macchine proseguiamo a farla noi. Poi, se ci dovrà essere una riconversione anche in senso ecologico dell'azienda, ne discuteremo con gli esperti aziendali. E già con gli esperti aziendali la GKN ha costruito una legge contro le delocalizzazioni, che è stata presentata da un senatore di Potere al Popolo nella scorsa legislatura. Non so, vabbè, poi che fine farà non si sa, però è già un esempio di intellettuale collettivo che si è messo in moto tra collettivo di fabbrica e gli intellettuali ricercatori del Sant'Anna, che si sono messi a disposizione dei lavoratori per costruire questa proposta di legge. E allora cosa voglio concludere io? Se si può riuscire a salvare i lavoratori da infortuni e malattie professionali nelle aziende autogestite, dovremmo provare a vedere, anche con proposte dall'alto, quindi dal basso, attraverso un nuovo movimento che, partendo dalle aziende, da queste aziende autogestite, riproponga comunque la partecipazione dei lavoratori in maniera attiva nelle aziende, ricostruendo i consigli di fabbrica come erano, non solo come erano un tempo, un ritorno al futuro. Insomma, io penso che bisogna, niente ritorna come prima, ma i consigli, dei nuovi consigli di fabbrica, in cui l'elezione su scheda bianca avvenga per legge. Cioè, dobbiamo riuscire a costruire una legge che ricostruisca come organismi di contropotere nelle aziende i consigli di fabbrica, o consigli del lavoro, perché oggi non esistono più solo le fabbriche sono una minoranza, o i consigli del lavoro. Questa era anche una proposta che qualcuno di voi ricorderà, venuta fuori su un manifesto del 20 maggio del 2020 di 3.000 ricercatori di tutto il mondo, tra questi la sociologa francese Dominique Méda, l'italiana, una sola italiana, Nadia Urbinati. Su 3.000, i nostri intellettuali un po' sono spesso dormienti su questi aspetti, in cui si parla di democrazia del lavoro, democratic work, in cui i lavoratori abbiano voce in capitolo nelle aziende, e quindi anche come si spende il profitto, che oggi viene giocato in borsa dalla stragrande maggioranza delle aziende, profitti, extra profitti, eccetera. Il profitto deve essere un qualcosa che va anche a vantaggio dei lavoratori, quindi un budget sicuro sulla salute e sicurezza del lavoro dovrebbe esserci, e non lasciato alla buona volontà di qualche padroncino paternalista che lo fa. Non so, penso Brunello Cucinelli, che si vanta tanto in giro perché lui tratta bene i lavoratori, bontà sua, lo fa, ma questa cosa di Brunello Cucinelli è solo un qualcosa che non è nemmeno l'Olivetti di un tempo, è il padroncino buono, tra virgolette. No, qui dobbiamo costruire, ripeto, prima dal basso, quindi il sindacato si deve dare una regolata, anche i sindacati di base.
Non solo CGL, CISL, anche i sindacati di base che sono arretrati su questi aspetti, anche sull'organizzazione del lavoro, sono, e arrivare a proporre una nuova legge sulla rappresentanza all'interno delle aziende, anche in applicazione di un articolo che qualcuno si è dimenticato, perché non è stato mai applicato l'articolo 46 della Costituzione, che prevede che i lavoratori dicano la loro all'interno delle aziende. Non parlo della cogestione alla tedesca, quella è un qualcosa che in Germania hanno fatto, insomma i lavoratori vanno accettati perché bene o male almeno sono informati di quello che però comunque fa il padrone senza che loro abbiano una gran voce in capitolo. È meglio che niente, eh? È meglio che non sapere che stanno delocalizzando. Almeno in Germania vi avvisano, guardate, stiamo delocalizzando perché, e stiamo mandando, cioè, vi informiamo. Qui in Italia nemmeno i lavoratori vengono informati. Io credo che un nuovo contropotere in azienda debba costruirsi, come lo dovranno fare i lavoratori, con gli intellettuali, amici, con il sindacato e con tutti quelli che ci stanno, anche Medicina Democratica deve poter dire su questo la sua. Quindi in conclusione io dico, lo stragismo operaio non sarà fermato facilmente, continueremo a piangere morti, su questo purtroppo ci dobbiamo preparare, lo stilvicidio quotidiano continuerà, perché oggi il capitalismo non ha nessun interesse a fare prevenzione e nessuno, pur essendoci le leggi, purtroppo non si riesce a imporglielo, si possono fare contromisure, il sequestro, quello che dice la CGL di sequestrare l'intera azienda dove è successo un infortunio grave o mortale, mi sembra un passetto avanti e va portato avanti, però sono interventi a posteriori, i processi eccetera sono tutte cose da farsi, però sono interventi a voi scappati e allora insomma. Ecco, i lavoratori oggi sono a mani nude contro il capitale, contro il capitalismo onnivoro. Dobbiamo riarmargli le mani perché, come riarmiamo l'Ucraina contro la Russia, su quello siamo stati pronti, no, non via armi. Allora, metaforicamente, riarmiamo le mani dei lavoratori, soprattutto di quelli che non hanno nessuna voce e che vanno avanti a morire ogni giorno con questo stilvicidio insopportabile. Grazie. Il prossimo intervento è di Riccardo Antonini, assemblea 29 giugno di Viareggio. La strage ferroviaria di Viareggio, familiari, ferrovieri, lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine, per la sicurezza e la salute, per la verità e la giustizia. Se si sente, io interverrei in questo modo. Sentite? Serve per il collegamento esterno. Non c'è problema. Allora, buonasera. Noi siamo venuti da Viareggio. Questa mattina siamo in quattro presenti a questa mobilitazione sulla strage ferroviaria annunciata di Viareggio. È presente Claudio Menichetti, che è uno dei familiari dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che ha perso la figlia ventenne dopo 42 giorni perché aveva il corpo ustionato al 90%. È presente Maria, che è un capotreno delle ferrovie, in pensione da un anno e mezzo, del coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati. È presente Gina, che è intervenuta ieri, che fa parte del Comitato Sanità Pubblica Viareggio, Versilia Massa Carrara. Quindi pensiamo che siano importanti questi momenti di confronto e di dibattito per vedere se riusciamo a modificare i rapporti di forza in questo Paese, che non sono certo favorevoli
al movimento operaio e sindacale e in particolare sui temi che stiamo trattando, salute e sicurezza e ambiente. In genere, di solito, in momenti come questi, in cui si parla di queste cose, io ricordo sempre dei compagni che hanno dato un contributo come militanti attivisti a queste lotte. Voglio ricordare il compagno Michele Michelino, uno streuno combattente, contro la nocività d'amianto e in difesa della salute nei luoghi di lavoro e sul territorio. E voglio ricordare Luigi Mara, che voi conoscete benissimo, perché Luigi Mara è stato per me da 40 anni fa un insegnante inesauribile su questi temi. Lui mi insegnò che l'informazione è la prima forma di prevenzione, fino alla concezione del MAC zero, massima accettabile concentrazione di rischio zero. Questa ovviamente è una tendenza che dobbiamo sempre comunque percorrere fino in fondo. Io ho preso alcuni appunti. Chiaramente parlare di 13 anni e mezzo di mobilitazione su una vicenda come Viareggio, credo che ci vorrebbero dei convegni e dei congressi apposta. Io mi limiterò a dare il senso di quello che è stata questa mobilitazione in tutti i suoi ambiti. Gino Carpentiero accennava alla strage. Noi abbiamo definito immediatamente, a poche ore da questa immane tragedia, abbiamo detto che si era trattato di un incidente sul lavoro trasformatosi in un disastro ferroviario che ha provocato una strage con 32 vittime e alcuni feriti gravissimi che rimarranno ustionati per tutta la vita, nel corpo e nella mente. Due particolarità di questa strage, anche se è un termine che ci è stato contestato enormemente in aula, nelle udienze processuali e dagli amici del cavaliere Mauro Moretti. Questo credo che sia ben comprensibile, che lui definì al Senato in audizione il 2 febbraio del 2010 Viareggio uno spiacevolissimo episodio. Quindi c'è una differenza enorme su come si ha il senso di intendere e di volere quella che è la realtà. Per noi è stata una strage di esseri umani, per il cavaliere del lavoro Moretti uno spiacevolissimo episodio, ma tornerò più dopo su questa questione. Quali sono i due aspetti che caratterizzano questo disastro ferroviario da altri disastri ferroviari altrettanto gravissimi? Primo, che hanno perso la vita persone che non erano ferrovieri, che non erano viaggiatori, che non erano lavoratori delle ditte. Quindi il disastro ferroviario è entrato nelle case di cittadini, tra cui bambini, donne, anziani, che pensavano di essere nel posto più sicuro della propria esistenza, la propria abitazione, in una sera d'estate intorno alla mezzanotte. L'altra novità che in genere non emerge è che tra le 32 vittime ci sono 10 immigrati. Credo che questo sia un dato su cui dobbiamo riflettere, nel senso che la strage, il prezzo lo hanno pagato anche gli immigrati, e erano famiglie e lavoratori. Un operaio dei cantieri navali con la propria famiglia decimata e alcune lavoranti, assistenti per anziani, badanti, rumene e sudamericane. Quindi credo che anche questo fatto per noi sia importante sempre e comunque sottolinearlo. La strage di Viareggio è stato un max evento. C'è stata la cricca della sala montata, il deragliamento del treno, la foratura di una cisterna, la fuoriuscita del GPL e poi la devastazione.
alle ore 23:49 di quella notte del 29 giugno 2009. La devastazione che ha provocato 32 vittime, l'ultima vittima è morta 6 mesi dopo per le gravissime conseguenze, il 22 dicembre 2009. Noi ci siamo costituiti immediatamente come assemblea 29 giugno, è chiaro il concetto, 29 giugno è il giorno in cui è avvenuta la tragedia, assemblea perché dovevamo dare un senso collettivo, organizzato, a quella che sarebbe stata la mobilitazione dei mesi e poi degli anni successivi. Noi il 3 luglio abbiamo tenuto un'assemblea nella sala grande del dopolavoro ferroviario, come ferrovieri ed altri cittadini, e il 15 luglio del 2009 abbiamo costituito questa assemblea. L'abbiamo costituita non in un ufficio di un commercialista o di un notaio, ma l'abbiamo costruita nella piazza, affermando alcuni concetti fondamentali. Primo, che questa battaglia non si delega a nessuno. I protagonisti saranno i familiari, i ferrovieri e tutti quelli che vogliono mettersi a disposizione di questa mobilitazione. Secondo aspetto, che questo organismo sarà autonomo e indipendente da tutto e da tutti, si confronterà con tutto e tutti, ma assumerà le decisioni collettivamente in modo cosciente e organizzato. Abbiamo posto delle condizioni essenziali, che erano il fatto che non si dimenticasse questa strage, che non rimanesse impunita e soprattutto che non avesse a ripetersi. È chiaro che sono parole d'ordine importanti su cui noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando da 13 anni e mezzo. Noi avevamo a pochi chilometri da Viareggio un'altra immane tragedia, quella del Moby Prince. 10 aprile 1991, 140 vittime, 0 colpevoli. Questa e tante altre stragi per noi è stato il monito di dire non possiamo far sì che si ripeta una storia di questo tipo. E allora abbiamo organizzato quello che potevamo. Il 29 luglio, a un mese dalla strage, eravamo in piazza con alcune migliaia di persone. Abbiamo raccolto tutte le persone in stazione, abbiamo fatto un corteo cittadino e siamo andati di fronte al luogo della strage. Le amministrazioni comunali e le istituzioni hanno chiesto in punta di piedi se potevano partecipare. Gli abbiamo detto che la manifestazione era aperta a tutti, ma che i labari e tutte queste storie fossero relegate al termine del corteo. Davanti doveva essere guidato in particolare dai familiari e soprattutto da quelli che erano impegnati in questa mobilitazione. È chiaro, questo doveva rispondere ai nostri principi fondamentali: non si delega e massima autonomia e massima indipendenza. Poi ovviamente una miriade di iniziative sono state sviluppate in questi mesi. Abbiamo iniziato con presidi, assemblee, seminari in cui i ferrovieri si sono messi a disposizione dei familiari e di altri cittadini per spiegare perché si trattava di una strage annunciata, perché c'era stata in ferrovia da parte della dirigenza una politica di abbandono totale sulla sicurezza. E quindi abbiamo iniziato a studiare, abbiamo portato delle richieste fondamentali anche al Parlamento europeo, a Bruxelles, e poi dovunque noi potevamo esporre le nostre idee su cosa erano state, su quali erano state le questioni di omissioni, violazioni delle norme o di questioni ovviamente che avrebbero potuto evitare questa strage. Una strage che abbiamo detto annunciata, una strage che doveva sicuramente raccogliere il massimo della partecipazione. Considerate che noi ogni 29 giugno siamo migliaia e migliaia di persone in piazza, anche nel periodo del Covid-19. Abbiamo fatto l'ultima manifestazione il 29 giugno scorso, c'erano dalle 8 alle 10.000 presenze. Il 30 giugno c'era la quarta sentenza del processo di Viareggio, quindi il quarto grado di giudizio. E quindi tutto questo lavoro che noi abbiamo sviluppato era per
tentare di capire quello che dovevamo fare. Sappiate che prima della strage di Viareggio, a giugno, il 6 giugno del 2009, era deragliato, era sviato un treno nella zona di Pisa San Rossore, il 22 giugno era sviato un altro treno a Vaiano in provincia di Prato, e noi avevamo come ferrovia ridetto: i treni gridano allarme, può avvenire un qualcosa di grosso. Dopo 7 giorni è avvenuta la strage di Viareggio. Per noi, io l'ho detto più volte, noi abbiamo fatto in questi anni delle grandi mobilitazioni sul tema della salute e della sicurezza, in particolare sull'amianto, sui diserbanti chimici, su tante altre questioni, però non siamo stati all'altezza di impedire questa strage. E questo è un problema di rapporto di forza. Quando io ho detto inizialmente vogliamo che non sia dimenticata, noi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Le 32 vittime, tra cui bambini e ragazze, non hanno potuto conoscere il mondo, ma noi le abbiamo fatti conoscere in tutte le parti d'Italia dove siamo stati, e siamo stati invitati dalla NOTAP di Melendugno in Puglia fino a Chioggia, fino a Monza, a portare l'esperienza di Viareggio, perché era vista come un'esperienza positiva rispetto alla partecipazione, alla mobilitazione, all'organizzazione dei familiari e alla simbiosi che si è creata tra familiari attivi e ferrovieri impegnati su queste battaglie. Per cui diciamo che questa mobilitazione, quando ci dicono quali risultati ha prodotto degli importanti risultati e ha pagato dei prezzi non indifferenti. Ogni lotta, ogni mobilitazione è un sacrificio per chi la conduce. Questo non deve essere un motivo di scoraggiamento, ma deve essere un motivo convincente che quello che noi facciamo come protagonisti e tutto ciò che leghiamo attorno a noi è di estrema importanza, sia nelle lotte, negli scioperi, nelle mobilitazioni. E quali sono stati i risultati? Innanzitutto la legge Viareggio, che voleva dire far sì che un gruppo di familiari, come è stato fino ad oggi, non accettasse i risarcimenti delle assicurazioni, e poi per poter sostenere le famiglie che erano devastate non solo dal punto di vista della perdita, ma anche dal punto di vista economico. Abbiamo individuato nella la figura apicale di Mauro Moretti la massima espressione di questa strage, e quindi dovunque lui teneva convegni, dovunque lui veniva invitato, insieme agli altri rappresentanti, dirigenti delle ferrovie, noi eravamo presenti per far vedere i volti delle vittime in foto da Tazebao, con i nostri striscioni, con le nostre interventi, con i nostri volantini. Qualcuno dice a me, dice nel senso che io sono stato licenziato, ma non parlerò di questa questione ovviamente, il 7 novembre del 2011, perché il reato è essermi posto incondizionatamente a fianco dei familiari. L'azienda ha detto che mi ero posto, che avevo in un evidente conflitto di interessi, la magistratura ha detto invece che avevo violato il dovere di fedeltà all'azienda, con una perla giuridica da parte della Cassazione dove dice che mi sono posto come concreto antagonista dell'azienda di cui ero dipendente e avevo invocato clara verbis la punibilità dei miei superiori. Queste sono le accuse politiche che credo non possono che fare onore al sottoscritto e a tutti quelli che hanno sostenuto questa battaglia in tutti questi anni. Noi abbiamo portato avanti questa battaglia su Mauro Moretti e sugli altri dirigenti delle ferrovie e delle altre società coinvolte, si parla di 8 società italiane e straniere. Quindi quella cisterna che si è forata a Viareggio era uno multinazionale viaggiante come un carro bomba. Per cui quello che abbiamo fatto su questa questione è che Moretti si è sempre vantato di essere stato implicato in numerosi processi per disastri ferroviari e non solo, e di esserne sempre uscito pulito. Abbiamo detto: caro Mauro Moretti, Viareggio sarà l'ultima fermata. E noi sul fatto del processo, ancora dopo 13 anni, lo teniamo sul banco degli imputati con una condanna di 5 anni. È la prima volta che avviene che un dirigente di un'azienda di Stato come le ferrovie si trova in questa situazione.
Moretti, non vi sto a raccontare la storia perché avrebbe un capitolo a parte, è stato un dirigente nazionale, segretario nazionale della FILT e CGIL, ha fatto tutta la scalata in ferrovia e se voi andate a leggere il suo curriculum, lui era amministratore delegato della holding, dopo essere stato di RFI, di controllare tutte le società FS, presidente delle ferrovie europee, membro della consulta della giunta di Confindustria, e poi ovviamente presidente di numerose fondazioni, era anche presidente di bocciofile di quartiere, fino ad aver fatto il sindaco dal 2004 al 2014 di un paese in provincia di Rieti. Questo è Moretti, per dire che è un potere forte, è stato un potere di un certo livello, dopo le ferrovie si è imposto a Leonardo Finmeccanica e dopo la condanna del 31 gennaio 2017 hanno dovuto, ob torto collo, a momentaneamente sospenderlo dalle sue responsabilità. Sappiate che per i 3 anni che è stato a Finmeccanica ha avuto una buona uscita di 9.442.000.000 euro. Questo per dire il personaggio che contava e che conta, però formalmente, ufficialmente, da Viareggio lo abbiamo inchiodato a stare sul banco degli imputati e credo che questo sia un risultato non indifferente, anche se poi le vicende processuali dicono o tentano di dire altro. Il fatto che abbiamo dato vita all'Aquila come su nostra proposta che si formassero coordinamenti di familiari e di associazioni di questo tipo che avevano subito stragi, credo che sia un altro risultato non indifferente. Una battaglia che abbiamo portato avanti è stata che gli indagati, gli imputati non fossero le ultime ruote del carro, come era successo in altri disastri ferroviari, ma queste figure apicali delle società coinvolte. Abbiamo portato avanti la battaglia sul tema della prescrizione, che credo che sia da alcuni anni un tema di attualità, e sulle cose che venivano dette sulla improcedibilità della ministra Cartabia, noi sappiamo che se fosse stata in vigore questa legge, il secondo grado del processo di Viareggio non si sarebbe potuto verificare, perché la sentenza di primo grado è del 31 gennaio 2017, l'appello è del 20 giugno 2019, sono passati ben oltre 2 anni, dal primo grado al secondo grado. Oggi siamo al quarto grado, all'appello bis. Quindi per concludere sulla mobilitazione, credo che sono state fatte cose di un certo tipo. Sappiate che noi tutti gli anni si fa il mese della memoria coinvolgendo gli studenti, che va dal 29 maggio al 29 giugno, tutte le associazioni, i tornei di qualsiasi natura, per arrivare al 29 giugno, quindi un mese di mobilitazione perché il 29 giugno sia una prova della città e non solo di sostegno ai familiari alla battaglia che hanno condotto in tutti questi anni. Ogni anno teniamo i giorni della memoria, da 3 a 5 giorni, per fare dibattiti, iniziative, quindi un momento ricreativo dove vengono coinvolte centinaia e migliaia di persone. E tutti i 29 di ogni mese, siamo a ottobre al 160° giorno, alle ore 23:49 siamo sul luogo del disastro, pandemia o non pandemia, pioggia o non pioggia, qualsiasi tempo, un gruppo di familiari, di ferrovieri e di cittadini suona a ricordare le 32 vittime con una campana che suona i rintocchi per ogni vittima. Credo che questo sia un fatto simbolicamente importante che dà la forza a quella che è stata la mobilitazione. Tantissime altre cose sono state fatte. Io voglio ricordare le occupazioni dei binari che abbiamo fatto in stazione. Abbiamo a 6 mesi dalla strage, il 29 dicembre 2009, occupato i binari e successivamente in altre occasioni per dire che volevamo che uscissero i nomi degli indagati. Il 29 marzo e il 30 marzo siamo stati 32 ore ininterrotte, quindi un'intera notte, di fronte alla procura di Lucca perché mettesse i nomi degli indagati, per ricordare simbolicamente per ogni ora ogni vittima. Quindi credo che siamo stati più volte in pullman, ci hanno bloccato anche
la polizia sull'autostrada, i nostri pullman e le nostre manifestazioni hanno subito forme di repressione e di intimidazione non indifferente, ma credo che questo non abbia intimidito né i familiari, né i ferrovieri, né tanti cittadini. Per cui io potrei continuare ancora su questo, ma mi fermo qui. Concludo toccando l'aspetto processuale, che ha la sua importanza. Non è l'elemento centrale, ma ha la sua importanza. L'elemento centrale è la mobilitazione, la partecipazione. Noi abbiamo sempre posto tre parole d'ordine: sicurezza, verità e giustizia. Nel corso di questa mobilitazione abbiamo capito che non erano gli obiettivi, erano il contenuto di una mobilitazione. Gli obiettivi erano l'unità, la solidarietà, la lotta, la mobilitazione, l'organizzazione. Quello che abbiamo imparato dalle lotte del movimento operaio e sindacale. Questi sono i nostri obiettivi preziosi per qualsiasi mobilitazione sui temi vitali come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o rispetto a stragi ambientali e industriali. Per cui nel corso della mobilitazione abbiamo imparato molte cose, in particolare il sottoscritto e gli altri attivisti e militanti che vi hanno partecipato, sia da familiari come i familiari sicuramente avranno imparato a condurre una mobilitazione in modo cosciente, collettivo, organizzato, come noi abbiamo tentato di sviluppare. Sulla questione processuale, siamo al quarto grado dopo 13 anni e ancora non si è conclusa. I primi due gradi a Lucca e a Firenze hanno confermato che si è trattato di un incidente sul lavoro, e questo è un fatto molto importante per il movimento sindacale e per tutte le realtà sindacali di base, conflittuali o confederali. È importante perché è un attacco chiaro a quello che ha fatto la Cassazione e successivamente l'appello bis, che hanno cancellato l'incidente sul lavoro, non riconoscendo l'aggravante delle violazioni sulle norme antinfortunistiche, che ha avuto una ricaduta pesantissima per quanto riguarda la prescrizione dell'omicidio colposo plurimo, per quanto riguarda la cancellazione della costituzione di parte civile dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, dei sindacati, della stessa Medicina Democratica e di altre associazioni. Io penso che su questo dovremmo fare una riflessione per organizzare quanto più ampia è possibile una mobilitazione, che non è accettabile che la strage di Viareggio, come altre, non sia riconosciuta come un incidente sul lavoro. Sappiate che la vicenda del Moby Prince, quella notte, su quel traghetto vi erano 64 lavoratori e lavoratrici, e lì, anche lì, oltre ovviamente alla soluzione per tutti, ma ovviamente no, di tutti i responsabili di quella strage immane di tipo marittima, però anche lì non è stato mai accennato all'incidente sul lavoro, dove hanno perso la vita 64 che stavano operando quella notte. Pensate, noi abbiamo un legame strettissimo con Livorno, perché noi diciamo sempre, è un paradosso, due città di mare che hanno visto 172 vittime bruciate vive dal fuoco, 32 a Viareggio e 140 al Moby Prince. Ritornando alla questione processuale, dicevo, questo fatto della Cassazione è un fatto gravissimo, ha assolto le società, ha ridotto le pene ovviamente agli imputati, da Moretti, Elia Soprano e tutti gli altri dirigenti, presidenti, amministratori, delegati delle società estere, e poi ovviamente l'appello bis ha ancora fatto in modo che su alcuni profili di colpa fossero cancellati. Ad oggi Moretti ha una condanna di 5 anni, non sappiamo come finirà la Cassazione bis e come si andrà oltre. Noi pensiamo di aver raggiunto un obiettivo fondamentale, di aver tenuto le figure apicali sul banco degli imputati e ad oggi essere riconosciuti colpevoli di una strage annunciata per aver sviluppato in questi anni una politica di abbandono della sicurezza. Vado a concludere dicendo due cose. Noi potevamo commettere un primo errore: non impegnarsi a fondo in questa battaglia sulla strage di Viareggio. Potevamo commettere un secondo errore: non portarla fino in fondo. Noi siamo convinti di non aver commesso né il primo né il secondo errore,
e siamo altrettanto convinti che la porteremo fino in fondo nell'interesse collettivo. Per concludere, credo che sia importante questi momenti finalizzati a quella che è il confronto, lo scontro, il dibattito con i settori della classe, con i lavoratori in primo luogo, perché il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un problema dove devono essere loro i protagonisti. Diversamente credo che noi possiamo discutere, possiamo fare volantinaggi, convegni, presidi, ma non riusciamo a risolvere questo problema. Quindi è importante la solidarietà, il sostegno, è importante la mobilitazione e dobbiamo capire come. Noi abbiamo lavorato per ricostruire l'epoca, la fase dell'azione collettiva, ovvero cosciente e organizzata. Credo che l'esperienza che portiamo abbia un significato molto alto, insieme a tante altre esperienze che si sono fortunatamente e positivamente sviluppate in questi anni, e pensiamo che sia importante socializzarle e valorizzarle. Concludo dicendo, noi portiamo sempre il materiale recente che produciamo nei luoghi di lavoro, andando a fare volantinaggi su questi temi, presidi, assemblee, le pubblicazioni che sono state fatte, perché crediamo che sia importante imparare dagli altri e insegnare agli altri quello che abbiamo prodotto. Concludo dicendo che questa mobilitazione dobbiamo ringraziare i familiari, i ferrovieri, tanti cittadini, gli intellettuali o i professionisti dell'arte che sono messi a disposizione, da Mario Monicelli fino a artisti che hanno fatto spettacoli teatrali, film, documentazioni, libri, e credo che sia il modo che per aver socializzato e valorizzato questa mobilitazione e questa battaglia. Per cui noi abbiamo capito, e credo che sia importante sottolinearlo, che la mobilitazione produce consenso e partecipazione, produce unità, e che l'unica lotta persa è quella che si abbandona. L'ultimo intervento prima del dibattito degli interventi brevi è di Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale, sul diritto alla salute e vincoli di bilancio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Certo, non è facile intervenire dopo testimonianze così forti di impegno e dignità, direi, civile, che davvero sono un esempio anche per il diritto costituzionale, direi. Dunque, il tema che io appunto ho pensato di affrontare con voi è questo del problema del finanziamento del diritto alla salute, a partire dalla considerazione che effettivamente, se noi guardiamo normalmente alla normativa, in particolare alla normativa costituzionale e legislativa che disciplina il diritto alla salute, troviamo tutto sommato, a me pare, una buona normativa di cui essere soddisfatti. Ma effettivamente non vi è un riscontro altrettanto soddisfacente dal punto di vista poi dell'attuazione del diritto alla salute, in parte per via di una normativa ulteriore che è quella di carattere amministrativo, in particolare oggi le delibere delle giunte regionali, che sono invece molto insoddisfacenti, in generale diciamo un po' tutte le regioni, e poi per questa questione delicatissima del finanziamento. Sappiamo che il diritto alla salute è un diritto che costa, ma tutti i diritti costano, non dobbiamo cadere nella trappola ideologica di chi dice che soltanto i diritti sociali costano. Noi oggi siamo venuti qui esercitando un classico diritto di libertà, il diritto alla libertà di circolazione, eppure non è vero che per poterlo godere è stato sufficiente che nessuno ci impedisse di circolare. Abbiamo utilizzato strade, c'era segnaletica orizzontale e verticale, semafori, c'era la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, il trasporto pubblico, la regolazione del traffico, qualcuno che controllava che venissero rispettate le regole, insomma tutta una serie di attività che sono anch'esse molto costose e che consentono
la concretizzazione dei diritti. Ora, questo discorso vale ovviamente in maniera ancora più incisiva per il diritto alla salute, perché lo sapete meglio di me, le strutture, gli ospedali, i laboratori, i macchinari, i protocolli, il personale in tutte le sue variegate funzioni sono cose che costano e che sono assolutamente necessarie perché il diritto alla salute possa funzionare. Sappiamo, e lo sapete, ma lo ricordo, insomma, innanzitutto a me stesso, che l'articolo 32,1 della Costituzione definisce il diritto alla salute come un diritto fondamentale, l'unico diritto costituzionale che ha questa aggettivazione. È davvero un fondamento di che cosa? Della possibilità di godere di fatto di tutti gli altri diritti, cioè se uno non è in salute, diciamo, questo compromette la sua capacità effettivamente di essere un cittadino a pieno titolo, capace di godere dei diritti costituzionali. E questa consapevolezza della fondamentalità del diritto alla salute la troviamo espressa nella legge 833 del 78, il nostro punto di riferimento in materia. Diciamo che tra le tante cose che dice, io mi soffermo su alcune che sono particolarmente significative. Perché? Perché stabilisce soprattutto due principi generali. Il primo è che il compito di tutelare la salute è da realizzarsi tramite, leggo le parole della legge, la promozione, il mantenimento, il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Questo è l'articolo 1,3. E a tal fine è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale si faccia carico, tra l'altro, e questo è un punto da sottolineare, della diagnosi e cura degli eventi morbosi, quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata. Articolo 2,1, numero 3, e questo in particolare è un punto che oggi è molto poco rispettato. Il secondo principio generale è che il compito di tutelare la salute compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali che operano tramite diversi enti di gestione. L'articolo 1,3 della legge lo prevede. Sappiamo che inizialmente erano previste le USL con un coinvolgimento significativo in un principio, in una visione, diciamo, volta a valorizzare il principio democratico dei comuni, e che oggi invece l'aziendalizzazione delle ASL ha attribuito, diciamo, le funzioni di gestione diretta del servizio di fatto alle regioni e ai direttori generali nominati dalle regioni. Ora, dicevo che tutto questo comporta dei costi ingenti, e ciò che è previsto dalla normativa è che il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale passi essenzialmente attraverso la fiscalità generale, cioè la compartecipazione degli utenti in una certa misura. Tra l'altro, anche qui ci sarebbe da fare qualche riflessione sul fatto che in parte la comparticipazione e i ticket sono dovuti anche su livelli essenziali delle prestazioni e sono differenziati tra le regioni. Qui il principio di uguaglianza sul nucleo essenziale del diritto alla salute mi sembra che non venga rispettato. Ciò che è importante sottolineare è che la fiscalità generale è diciamo alimentata tramite il sistema tributario. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività fiscale, almeno così prevede la Costituzione, articolo 53,2, e dunque l'idea è quella che si operi una redistribuzione della ricchezza attraverso la raccolta delle risorse presso chi ha di più. Il sistema progressivo è quello che fa pagare in percentuale crescente, diciamo al crescere del bene tassato, e queste risorse vengano impiegate tramite le strutture statali, la pubblica amministrazione, per fornire servizi a chi altrimenti non sarebbe in condizione di procurarseli sul mercato. Quindi c'è una doppia attitudine alla redistribuzione. Qui c'è un punto delicatissimo, lo sappiamo, oggi la progressività fiscale è stata estremamente rattrappita, si parla addirittura di flat tax, cioè di eliminarla del tutto, di tornare alla proporzionalità fiscale che era il principio dello statuto albertino, dello Stato ottocentesco, basato sull'idea dell'uguaglianza solo formale tra le persone, tratto tutti nello stesso modo a prescindere dalle loro condizioni concrete. Invece gli stati novecenteschi, la nostra Costituzione, parlano dell'uguaglianza anche in senso sostanziale, cioè mi interesso delle condizioni delle persone, come dice la Corte Costituzionale fin dalle sue prime sentenze, tratto in modo uguale gli uguali e in modo diverso i diversi. Quando viene attuata la progressività fiscale nel 1973-74, l'IRPEF soprattutto
che pure è insoddisfacente perché non copre tutti i redditi delle persone fisiche ma soltanto quelli da lavoro, in ogni caso è strutturato su 32 scaglioni, l'aliquota più bassa è al 10%, la più elevata è al 72%. Il ministro delle finanze era Bruno Visentini, esponente del Partito Repubblicano, il più atlantista, se vogliamo dire così, citando, diciamo, parafrasando Gaber, dei partiti di governo. Ecco, non era un bolscevico come oggi si penserebbe, 72%. Oggi sappiamo le aliquote sono soltanto più 4, sono state ridotte a 11 e poi a 9 negli anni 80, sono state ridotte ancora a 5 dal primo governo Prodi nel 96, sono diventate 4 col governo Draghi e la più bassa è salita dal 10 al 23%, la più alta è scesa dal 72 al 43%. Quindi anche qui, diciamo, abbiamo una sofferenza del dato costituzionale, del dettato costituzionale in ordine a una fondamentalmente, diciamo, disattuazione della progressività fiscale, che, ripeto, ci interessa in quanto è la fonte di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale attraverso quel meccanismo di doppia redistribuzione. Sappiamo che oggi, grosso modo, il Fondo Sanitario Nazionale può contare su 120-125 miliardi, sono 124 miliardi di euro quest'anno, che dovrebbero salire a 126-128 nel 23 e nel 24, ma sono numeri che vanno tarati sulla base di che cosa? Sulla base dell'enorme inflazione che oggi noi abbiamo e che di fatto, diciamo, non coprono lo stesso aumento del costo anche dei servizi sanitari e sul fatto che in rapporto al PIL il bilancio pluriennale dello Stato prevede che nel 2025 andremo a finanziare la sanità soltanto per il 6,1% del PIL e meno di quanto non venisse destinato alla sanità prima della pandemia da Covid-19, quindi anche qui è davvero sorprendente vedere come, al di là della retorica che viene spesa politicamente intorno a questi temi, i numeri ci parlino di un definanziamento della sanità ci parlino di una previsione che va al di sotto di quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la quota minima perché un sistema sanitario possa funzionare adeguatamente, che è il 6,5% del PIL. Noi prevediamo appunto di andare al 6,1. Siamo l'ultimo paese del G7 per finanziamento anche pro capite. Pensate, in Italia siamo intorno ai 3.000 dollari, ma questa cifra è differente moltissimo da regione a regione. In realtà ci sono oramai tanti sistemi sanitari in Italia, almeno 500 euro di differenza tra i meno finanziati e i più finanziati. In Germania si parla del doppio di finanziamento pro capite, 6.000 dollari. Siamo sotto addirittura la media dei paesi OCSE, quindi, diciamo, da qualunque punto noi guardiamo il finanziamento del nostro servizio sanitario nazionale troviamo una situazione di sofferenza. Ora il punto è che ciò che viene fatto derivare da questo sottofinanziamento del sistema sanitario solitamente è il fatto che si giustifichi la inattuazione di molto di ciò che è previsto invece dalla normativa. Ora voglio leggervi un passo di una sentenza pronunciata da un giudice ordinario, non stiamo parlando di altissime sfere giurisdizionali, è una sentenza pronunciata a Torino ricca di consapevolezza costituzionale dice: attenzione, la vera questione non è la limitatezza delle risorse, innegabile e scontata, lo sappiamo tutti, quanto piuttosto l'allocazione delle stesse, poiché è chiaro che le risorse disponibili sono suscettibili di diversa ripartizione che riflette le legittime, purché rispettose del parametro costituzionale, scelte politiche del legislatore. Ed è effettivamente questa, diciamo, la chiave di lettura che va utilizzata per parlare della limitatezza delle risorse, che sappiamo tutti esistere, e però della necessità costituzionale che queste siano destinate in maniera adeguata a finanziare il Servizio Sanitario Nazionale. Almeno per che cosa? Almeno per quello che è individuabile come il contenuto minimo essenziale del diritto stesso. Se nella Costituzione viene riconosciuto un diritto costituzionale, allora, se prendiamo sul serio la Costituzione e riteniamo, come evidentemente deve essere, che si tratti di un documento giuridico dotato di forza normativa, allora quei diritti devono essere finanziati quantomeno per ciò che attiene al nucleo essenziale del diritto stesso.
Qui diciamo, c'è una riflessione che negli ultimi anni si sta sviluppando diciamo, nella giurisprudenza costituzionale con riguardo soprattutto ai bilanci delle regioni. La giurisprudenza costituzionale non è ancora arrivata a occuparsi direttamente del bilancio dello Stato, è un salto culturale difficile da compiere che io mi auguro verrà compiuto nei tempi futuri, ma al momento sta intervenendo in maniera sempre più incisiva sui bilanci delle regioni. Le leggi di bilancio regionali vengono dichiarate incostituzionali per una serie di motivi che hanno a che fare con il mancato finanziamento del diritto alla salute, e ci sono dei passaggi veramente significativi che meritano di essere letti in questa sede, io credo, a partire dalla sentenza numero 36 del 2013, che dice: non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Cioè non basta metterci soldi perché i livelli siano rispettati, sembrano cose ovvie ma devono arrivare a essere scritte in una sentenza della Corte Costituzionale. Il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione, cioè dipende come vengono allocate e come vengono utilizzate le risorse. Non basta dire le spendo in sanità, voglio che tu le spenda per attuare quei livelli essenziali, quel nucleo minimo del diritto alla salute, senza la cui attuazione il diritto deve essere considerato violato. E dice ancora la sentenza 62 del 2020, l'effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, del corretto adempimento del precetto costituzionale. Di nuovo, che cosa ci dicono queste sentenze? Ci dicono che se io metto i soldi nel finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale o, diciamo, delle esigenze di salute in una determinata regione, poi le regioni non possono farne l'utilizzo che vogliono con piena discrezionalità politica. Le risorse che devono essere destinate all'attuazione del nucleo essenziale del diritto alla salute non possono essere distorte da questa finalità. Per esempio, in Piemonte recentemente sono stati tolti delle risorse da un capitolo di bilancio finalizzato all'attuazione dei LEA e sono state utilizzate per fare spesa sanitaria discrezionale a sostegno delle RSA che, dopo la morte di tanti pazienti, in parte anche a causa dei comportamenti delle stesse RSA durante il Covid, non avevano più copertura da rete e quindi potevano, diciamo, andare incontro a difficoltà di carattere finanziario. Questa è un'operazione con cui risorse vincolate alla tutela del diritto alla salute, al nucleo essenziale del diritto alla salute, e dunque spese costituzionalmente vincolate e necessarie, vengono in realtà distorte per fare spesa politicamente discrezionale, sempre nell'ambito della salute, ma questo non si può fare. Un altro caso, Regione Sicilia aveva utilizzato delle risorse destinate a sempre a LEA per assumere ulteriori dirigenti con funzioni amministrative nelle ASL. La Regione si difendeva dicendo è sempre spesa di salute, la Corte Costituzionale dice no, non è così, perché tu quei soldi lì li dovevi dare per l'attuazione del nucleo essenziale del diritto alla salute e non per fare spesa discrezionale. È un passaggio importante questo che ci dice che cosa? Ci dice che noi dobbiamo distinguere all'interno delle spese pubbliche quelle che sono costituzionalmente vincolate, quelle che sono costituzionalmente facoltative e naturalmente quelle che sono costituzionalmente vietate, perché ci sono anche spese che sono costituzionalmente vietate. È un tema su cui mi piace ricordare i lavori della professoressa Lorenza Carlassare, che ci ha lasciato da non molto tempo, sapete, la prima donna che è diventata costituzionalista titolare di cattedra nel nostro paese e che proprio alla priorità delle spese costituzionali aveva dedicato molti suoi lavori anche negli ultimi anni della sua vita. Due precisazioni, se ho il tempo di farle. La prima è che non dobbiamo confondere il nucleo essenziale
del diritto alla salute con i livelli essenziali di assistenza alla salute, cioè con i LEA. I LEA sono una definizione di carattere politico, sapete, sono definiti attraverso DPCM e sono una definizione che è soggetta a controllo di giurisdizionalità qualora non corrisponda quantomeno al nucleo essenziale del diritto alla salute, che è individuabile oggettivamente, per così dire, da un'analisi giuridica del testo della Costituzione. Cioè, un conto è dire i diritti costituzionali hanno un nucleo essenziale, un altro conto è dire questo è il contenuto di quel nucleo essenziale. Dire qual è il contenuto di quel nucleo essenziale è un'attività che viene fatta dalla politica, ma che potrebbe dire di più o di meno rispetto a ciò che giuridicamente invece è identificabile oggettivamente, per così dire, come parte di quel nucleo. E dunque non bisogna confondere i due concetti, perché sennò si rendono i LEA non più controllabili dal punto di vista giurisdizionale. E invece questo deve essere fatto, perché in alcuni casi non tutto ciò che fa parte, che dovrebbe far parte del nucleo essenziale alla salute e del diritto alla salute, è effettivamente ricompreso nei LEA. E questo è un punto che non sempre viene messo adeguatamente a fuoco. Il secondo punto, che è collegato a quello che dicevo prima, è che noi dobbiamo riconoscere pienamente il fatto che, se prendiamo sul serio la Costituzione e prendiamo sul serio la gerarchia delle fonti, e cioè il fatto che la Costituzione prevale dal punto di vista costituzionale e giuridico sulla legge ordinaria, allora non dovremmo avere alcun dubbio che la legge di bilancio è una legge subordinata alla Costituzione, e cioè se ci sono diritti costituzionali, la legge di bilancio, fonte subordinata, non può non finanziare questi diritti costituzionali. Se non lo fa, è incostituzionale, diciamola meglio. Non è la legge di bilancio che determina la tutela dei diritti, sono i diritti che condizionano la formazione della legge di bilancio. A questo arriva la Corte Costituzionale nella sentenza 275 del 2016 in riferimento a un caso di un ragazzo disabile che doveva andare a scuola e a un certo punto la provincia, che era competente, diciamo, ad assicurargli il trasporto scolastico, non esaurisce le risorse di bilancio destinate per quell'anno a questa funzione, e dunque il ragazzo rimane senza il servizio scolastico. Fa ricorso con la famiglia, naturalmente la questione arriva alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale pronuncia queste parole, scrive queste parole che sono definitive sul punto, dicendo: la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Questa poi viene ripresa anche in successive sentenze, per esempio la 169 del 2017. E appunto qui il concetto da aver chiaro è che ragionare diversamente si produce l'assurdo giuridico per cui una legge ordinaria, la legge di bilancio, prevale sul dettato costituzionale. Così è successo per tanto tempo, ma non deve più succedere, non dovrebbe più succedere nemmeno a livello statale. Non voglio rubarvi troppo tempo, però diciamo così, ancora questa cosa importante, e cioè il fatto che noi oggi assistiamo nel concreto funzionamento dei servizi sanitari regionali a tante situazioni in cui le regioni, tramite le loro delibere di giunta, penso recentissimamente a due delibere piemontesi, la 1 e la 10 del 2022, che cosa fanno? Operano diciamo in modo tale da spostare alcune prestazioni sanitarie sul sociale, sul socioassistenziale, che è molto meno garantito perché è molto meno finanziato, o comunque lo è finanziato in maniera estremamente ancora più differenziata nel nostro territorio nazionale. Ci sono degli abissi tra ciò che succede a Milano o a Vibo Valentia, per intenderci. Succede che le regioni tendono a predefinire la durata delle cure, e quindi dire che fino a 60 giorni si ha la copertura, dopodiché non la si ha più. Succede che le regioni tendono sempre di più a
mescolare la valutazione della condizione sanitaria delle persone con la loro condizione familiare, economica e sociale, e a dire che se ci sono familiari o se ci sono dei beni economici della persona, questi devono essere utilizzati per coprire le spese di salute. Tutto questo vale in particolare per tutta quella partita enorme e crescente che c'è nel nostro paese, che è quella dei malati non autosufficienti. La popolazione invecchia, non sono soltanto anziani queste persone, ma diciamo in misura molto significativa sono anche anziani. Tutto questo fa sì che noi oggi assistiamo per esempio a unità di valutazione geriatrica che cosa fanno? Appunto danno doppio punteggio alle persone, punteggio di salute, magari hanno il massimo come gravità di salute, e poi punteggio sociale, hai la famiglia, hai i figli, hai una casa di proprietà, benissimo, ti do un punteggio basso. Questo fa sì che compensando i due punteggi le persone non entrano, sono riconosciute, attenzione, come malate dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è un medico di base che li manda all'unità di valutazione geriatrica che conferma la diagnosi medica, ma dal punto di vista economico e sociale vengono penalizzate queste persone, quindi vengono private del loro diritto alla cura sanitaria. Questi sono comportamenti che le regioni sempre più adottano, sempre più diciamo rendono sofisticati attraverso l'intreccio di tutti questi parametri, ma sempre più si traducono in elusioni vere e proprie del diritto alla cura delle persone. E dunque su questo bisognerebbe, diciamo, porre oggi grandissima attenzione. Ripeto, però, in un contesto generale nel quale dobbiamo assumere la prospettiva e diciamo, lottare perché anche a livello statale si inizi a valutare la legislazione di bilancio e a poterla dichiarare incostituzionale in tutte quelle circostanze in cui il diritto alla salute non è finanziato come dovrebbe essere finanziato. Diciamo, i precedenti di carattere regionale consentono di ragionare in questi termini anche a livello statale. La migliore dottrina, appunto, professoressa Carlassare, penso al professor Pace di Roma, insomma, ragionano oramai stabilmente intorno a questa prospettiva, e sarebbe il caso che appunto anche a livello costituzionale finalmente si arrivasse a questi risultati. Vi ringrazio. Prego. Sì, però abbiamo bisogno un attimo di organizzare la cosa, perché devo staccare il collegamento Zoom, e poi pensavamo di procedere in questo modo, ma lo possiamo decidere insieme. Far parlare Luisa, che era prevista nel secondo intervento, e poi di interrompere dopo l'intervento di Luisa, di riprendere le due, in modo da dare spazio agli altri. E poi speriamo che il secondo sessione. Se siamo d'accordo, procediamo in questo modo e diamo la parola a Luisa. Va bene? Grazie, grazie Francesco. Prego Bruna, ti do un microfono. Sì, a parte il caso della sentenza che ha stabilito che il bambino ha diritto al trasporto, eccetera, quello sicuramente sarà cura dei familiari di pretendere. Ma ad esempio il caso della Regione Sicilia che ha dirottato i fondi anziché ai LEA ma all'assunzione dei direttori, ecco, e poi tanti altri casi, chi controlla che poi effettivamente quanto è stato sancito dalla Corte Costituzionale venga effettivamente rispettato? Grazie. Sì, allora, le sentenze della Corte Costituzionale annullano e dunque rendono inapplicabili gli atti normativi che vengono colpiti da incostituzionalità. Dunque qualunque tipo di assunzione in questo caso non sarebbe più stato possibile, perché diciamo non ci sarebbero più state le basi legali per farli e per erogare gli stipendi. In ogni caso è ovvio che diciamo le sentenze della Corte Costituzionale colpiscono casi specifici, nascono da casi specifici e colpiscono casi specifici, annullando la legge poi hanno effetti di carattere generale, però non impediscono naturalmente che si ripetano comportamenti di questo genere in altri contesti. E quando questo accade bisogna denunciare, bisogna se possibile impugnare gli atti e trovare il modo di
portare le questioni dinanzi alla Corte Costituzionale. Sapete che da noi nel nostro ordinamento non c'è il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, ma bisogna far nascere un giudizio per poi poter portare l'atto alla Corte Costituzionale. Tutto questo, diciamo, può in alcuni casi richiedere dei tempi anche lunghi, ma insomma abbiamo sentito delle storie di persone che non si sono scoraggiate di fronte a vicende drammaticissime per decenni, e credo che dovremmo trarne l'esempio per poter fare la stessa cosa. Certo, la vigilanza di un'associazione come questa, di tutte le associazioni che si occupano di salute e di assistenza alle persone, è fondamentale, perché possono intercettare tutti i singoli casi, e devo dire ci sono tante sentenze quando poi si arriva in giudizio, alcune sono insoddisfacenti, naturalmente capita questo, ma ce ne sono tante che sono molto soddisfacenti, magari sono meno incisive. Ricordo per esempio una sentenza del Veneto, un ragazzo disabile di nuovo che aveva diritto all'accesso ai centri diurni, ma non veniva a un certo punto più coperta questa sua esigenza dal bilancio regionale della regione Veneto. Dicono sono finiti i soldi, torni l'anno prossimo. Era, diciamo, non so se il mese di giugno o di luglio, naturalmente. Questa cosa avrebbe significato far gravare tutta quella situazione sulle famiglie, che poi significa quasi sempre, diciamo, sulla componente femminile delle famiglie, tra l'altro. Allora lì i giudici amministrativi in questo caso dicono il bilancio della regione è vastissimo. Io non vi dico dove andare a prendere i soldi, fate voi questa scelta. Ma dentro quel bilancio lì trovate sicuramente, togliendo da qualche parte di spesa discrezionale, qualche sagra di paese, qualche cosa di questo genere, le risorse per soddisfare questo diritto fondamentale, e condanna la regione a farlo. Naturalmente se poi la regione non lo fa, i genitori possono nuovamente fare ricorso al giudice, magari farsi nominare un commissario ad acta che sia poi lui direttamente a destinare quelle risorse. È chiaro che, diciamo, sono pur sempre, diciamo, dei percorsi di carattere giurisdizionale che inevitabilmente richiedono del tempo. Ringraziamo nuovamente il professore. E interviene quindi Luisa della Rete Nazionale Lavoro Sicuro, corretto? No. Se sono la Luisa io, magari ci sono due Luisa. Come Cub Sanità, non ho capito. Ah, ok. No, avevo capito il secondo intervento qua in locandina, vedevo. E a questo punto per gli altri va bene di rinviare per tutti? Sì, sì. Alle due? Sì, sì. Alle due sì, viene. Sì, sì, prende. Ok. Va bene. Buongiorno a tutti, mi chiamo questa sconosciuta, si chiama Luisa Magnone, sono un'infermiera, ho festeggiato i 30 anni di servizio, non ho festeggiato i 30 anni di servizio il primo di settembre, e l'emozione che sento oggi non è dovuta al fatto che mi vergogno, ho parlato ormai un sacco di volte in piazza, non ho paura di niente, ma sento la pressione di riuscire a trasmettere a voi, che siete la prima volta che mi capita di parlare a un gruppo di persone che sento disponibile ad ascoltare, che magari non la pensano come noi, però di cui avverto l'obiettività. E vi porto quindi come prima cosa i saluti e i ringraziamenti sinceri dei lavoratori della sanità sospesi della Liguria, fondamentalmente, perché ormai mi sento di essere un po' rappresentativa in questo senso, e della provincia di Savona e Imperia in particolar modo, a Medicina Democratica, perché veramente è stata la cassetta degli attrezzi a cui noi ci siamo rivolti. Io dico che se un'associazione come la vostra, che ha vissuto momenti magari che sembrava ferma, nel momento del bisogno una sconosciuta come me può attingere senza neanche interpellarvi tra un po' e utilizzare le vostre dispense, il vostro materiale, la vostra disponibilità per riuscire a mettere in atto un'azione, io dico che funzionate come associazione, perché a noi è successo questo. Quando l'evento traumatico della sospensione dal lavoro è intervenuto nella nostra vita, noi cosa abbiamo trovato a Savona? Una porta aperta, che è quella del sindacato della CUB.
E questa porta aperta ha fatto sì che immediatamente si sia riuscito a focalizzarci non sui grandi discorsi o le chimere, ma sui problemi e i contenuti reali di quello che ci stava succedendo. Ai lavoratori noi non abbiamo mai detto che la soluzione, per esempio la soluzione legale, che per molti era la soluzione magica, sarebbe arrivata in tempo. Ai lavoratori noi non abbiamo mai chiesto di resistere. La CUBE non è mai entrata nella maniera più assoluta nella scelta vaccinarsi sì o vaccinarsi no, non ritenendo questo il suo ruolo. La CUBE è intervenuta, perlomeno nella nostra esperienza, a difendere il lavoratore che subiva un ricatto così pesante che non ritenevamo giustificato in alcun modo, perché se lo Stato, il governo, preoccupato della salute pubblica, avesse voluto veramente, avesse avuto come fine la salute pubblica, come espresso in questa legge, avrebbe potuto trovare altri istituti per allontanarci dal lavoro. Perché noi siamo quelli che insieme ai nostri colleghi la fase della pandemia dura, l'abbiamo vissuta tutta. Noi non siamo scappati da nessuna parte. Molti sospesi hanno lavorato in rianimazione Covid fino al giorno prima della sospensione. Noi poteva usare la cassa integrazione, l'ha usata per tutti. Al limite, se proprio voleva punirci, poteva usare l'aspettativa non retribuita e permetterci di andare a lavorare le scale. Quello che ha voluto fare lo Stato è affamarci. Quello che ha voluto fare lo Stato è usare questo strumento della salute per controllare, per soffocare il dissenso. La cosa incredibile, incredibile, è che ci sia riuscito così bene. Ma, come sempre nelle situazioni di difficoltà, e io in questo ero pronta, più pronta di tutti gli altri, perché io sono figlia di un operaio e di un'infermiera, e quindi di un operaio del Movimento Operaio di Savona, che come sapete ha avuto un suo ruolo, Savona, nella lotta del Movimento Operaio. Il coordinamento metalmeccanico a livello nazionale è nato a Savona. Quindi io ero pronta su queste tematiche. Ma non mi aspettavo, veramente, e di questo vi voglio portare testimonianza, non vi voglio portare testimonianza del quanto è stata dura, umiliante, difficile, gente che si è venduta la casa, è successo di tutto. Vi voglio portare testimonianza di quello che abbiamo scoperto, che su 400, e parlo solo dei dati della SDUE savonese, su 400 persone che al 1 aprile risultavano non vaccinate a Savona, attualmente siamo a 166 sospesi, un numero assoluto di un giorno, però qualcuno entra, qualcuno esce, perché ormai le sospensioni vanno e vengono, in un meccanismo kafkiano. Poi mettiamoci i certificati di esenzione, che all'inizio non venivano rilasciati a nessuno, mettiamoci gente come me che adesso lavora perché ha fatto il Covid, quindi voi capite che sui 400 almeno in 300 abbiamo resistito. Non tutti sono venuti alla Cuba. Molte di queste persone hanno solo trovato in noi l'idea che si poteva resistere. Ai lavoratori noi chiedevamo di resistere fino al giorno dopo la sospensione, cioè il fatto di resistere e rendere evidente questa violenza. In realtà i lavoratori che sono venuti poi da noi erano persone che non avevano mai fatto politica, mai fatto sindacato, sono quei lavoratori che non partecipavano a niente. Sembra incredibile che questi lavoratori nel giro di pochissimo siano passati da un'istanza personale, cioè ti prego difendimi, dov'è l'avvocato, a un'istanza collettiva. Noi non molliamo perché abbiamo capito che qui è in gioco ben di più del vaccino sì o vaccino no. Qui è in gioco il controllo e l'utilizzo della salute da parte dello Stato non ai fini del benessere collettivo, ma ai fini del controllo della collettività. Questa gestione dell'RSA, questo continuo assottigliamento dei diritti verso le fasce deboli,
no? Mentre il potenziamento del privato sono tutti dei meccanismi che vanno nella, che hanno bisogno per essere attuati del controllo, no? del supporto degli operatori sanitari. In questo gli operatori sanitari capaci di esprimere dissenso di fronte a un'aggressione tale come ti sospendo lo stipendio, perché qui parla, io mi sono commossa quando vedevamo il filmato, lo so, sono un po' naif in questo, quando vedevamo il filmato di che vedevo gli operai che distribuivano i volantini. Lo sapete che a Savona, per lo sciopero di settembre dell'anno scorso, abbiamo distribuito 8.000 volantini, che ci chiamavano i carabinieri, la Digos, i vigili, tutte le volte fuori dalle porte dei nostri ospedali, che la CGIL, e qui spero che ci sia ancora qualcuno, ci ha attaccato in ogni modo. Il problema, noi non abbiamo mai chiesto in qualsiasi, dal questore, l'azienda non ci ha mai ricevuto peraltro, tutte le istanze in regione, non abbiamo mai chiesto di non rispettare la legge. La legge ingiusta, come cittadino, io la contesto in piazza. In quelle sedi lì, noi chiedevamo, e lo chiedevamo con rispetto, di applicare la legge. Quello che è passato di questa legge invece è un potete fare di questi lavoratori quello che volete, ogni altro diritto è stato violato, la privacy, i medici competenti che chiamano gli ordini per dirgli questo non è vaccinato, sospendilo, i medici, le ASL che fanno commissioni per giudicare l'idoneità dei certificati dei medici di base. Cioè, la legge dice ha mollato la patata bollente dell'esenzione al medico di base, però poi non gli sta bene il medico di base che dà l'esenzione. E se non bastano le minacce, le intimidazioni, facciamo la commissione. L'ultima trovata, recentissima di questi giorni, è che il medico competente, non parlo di Savona in questo caso, prescrive una consulenza infettivologica per cercare di contrastare l'esenzione del medico di base. Quello che vorrei farvi, la cosa difficile che vi devo dire, è che io capisco che questa storia del Covid, della paura, abbia veramente colpito alle basi anche persone come voi, anche medici che io stimavo, in una parte profonda. La paura vera, quella vera, fa male, spaventa, e ha portato tutti a mettere da parte tutto, perché non è possibile che di fronte a un'esperienza, io sono venuta su grazie a Luca Benci, che so che era vicino a Medicina Democratica, sul consenso informato, per esempio. Ma che consenso informato è se io ti ricatto, scusate? La legge dell'obbligo vaccinale, così come per i bambini, sulle vaccinazioni pediatriche, parte dal presupposto, se tu non firmi un consenso informato e libero, io ti faccio qualcosa. Questo, abbiate pazienza, è una contraddizione che dal punto di vista democratico non può essere accettata, perché o il consenso informato è libero o non lo è. Allora, c'è stato un tale sovvertimento dello Stato di diritto, per cui i lavoratori che si rivolgevano ai sindacati confederati, ma anche ad alcune sezioni della CUB, non sto dicendo, insomma, che hanno spesso, diciamo che a Savona, devo dire, la CGIL è stata una delle più aggressive sotto questo profilo, spesso non solo ricevevano una porta in faccia, ma anche degli insulti. A distanza di un anno però, vi voglio dire una cosa, una notizia di 10 minuti fa, no, forse un'oretta fa, la CUB Sanità Savonese ha vinto il primo ricorso legale per una lavoratrice, e questo, scusate, non è poco, sospesa nel privato perché aveva l'esenzione, però l'ha lasciata senza stipendio. È solo il primo, però è una piccola soddisfazione. Le persone che adesso
cosa è successo poi a Savona? Che le persone si sono sindacalizzate, ma si sono sindacalizzate in un modo che, come succedeva, abbiamo costituito una cassa di resistenza, abbiamo fatto banchetti e devo dire anche grazie a Medicina Democratica, dove distribuivamo anche le vostre riviste, abbiamo fatto banchetti per sensibilizzare le persone e raccogliere soldi da ridistribuire a chi di noi era più in difficoltà, come facevano gli operai. Abbiamo fatto uno sciopero lungo un anno, perché voi la vedete dall'altra parte, noi abbiamo fatto un'opera di resistenza e di obiezione che è paragonabile a uno sciopero. Non abbiamo accettato il ricatto o la salute o il lavoro, perché questo si trattava. La salute collettiva e la salute individuale devono essere due beni che vanno in sintesi, ma non si può, e questo lo garantisce anche l'articolo della Costituzione, ledere la dignità della persona per la salute collettiva. E se togli il lavoro, cosa c'è di più lesivo della dignità della persona? Finisco dicendo che la contraddizione di questo tempo fa sì che gli unici a preoccuparci della situazione dei vaccinati siamo noi. Noi, sia presso il mio ordine, ma noi come CUB, siamo gli unici a continuare a dire: ma facciamo un progetto serio di sorveglianza attiva, perché noi ci troviamo fra i più disperati le persone, i colleghi che si sono vaccinati, per qualsiasi motivo l'abbiano fatto, hanno avuto una reazione avversa e non riescono neanche a smettere di vaccinarsi. Sulla mia sospensione c'è scritto che io sono obbligata a fare un vaccino che previene l'infezione. Questo vaccino non esiste. Se la sorveglianza attiva avesse funzionato, questo dato sarebbe emerso subito, che il vaccino, come è stato detto chiaramente in questi due giorni, non previene l'infezione. E che quindi l'allontanamento del lavoratore non vaccinato non è una misura di salute pubblica. Lo so che è difficile, è un anno che io raccolgo lacrime, ma è un anno anche che io raccolgo testimonianze di persone, e per questo mi sento di darvi una nota di speranza e un ringraziamento profondo, perché anche se adesso vi sentite sballottati, e mi faceva un po' tenerezza da infermiera della salute mentale del SERT, lo psichiatra di ieri che prima di dire la CGL deve fare, no, diventato, faceva sta fatica, no? Vi sentite, insomma, anche forse un po' presi in giro? In realtà avete un retroterra culturale, una competenza così forte che il passo è veramente piccolo. Bisogna rimettere le cose nella giusta prospettiva. Io non sono, anche la divisione Sivax, Novax, è una stronzata, è una cosa mediatica, come adesso dicono pro Putin e pro America, divide ed impera, l'esperimento sociale di guardie e ladri. Cioè, non funziona così. Le ragioni per cui le persone hanno scelto di non vaccinarsi sono tutte diverse, così come sono tutte diverse le ragioni delle persone che hanno scelto di farlo. Cioè, io sono una che si è fatta la polmonite bilaterale da Covid, non sono una che dice che il Covid non è stata una malattia difficile. Non sto dicendo nulla di questo, sto dicendo però che in questa vicenda la legge del 2017, che ha depenalizzato gli operatori sanitari, i medici, affermando, guarda caso due mesi prima della legge Lorenzin, che se tu fai una cosa, crei un danno al paziente, anche grave, fino alla morte, ma lo fai seguendo la linea guida, non sei condannabile dal punto di vista, processabile dal punto di vista penale. Immaginate i disastri che ha fatto la linea guida tachipirina e vigilatesa. I medici di base non hanno più curato le persone, perché nel momento che le curavano rischiavano di più che prescrivendo la tachipirina e la vigilatesa. Cioè, questa situazione qui è stata preparata negli anni, esattamente come è stato preparato adesso la riforma Cartabia, e ricordo che la Cartabia era la presidente della
Corte Costituzionale nel momento che è stata approvata, diciamo, quando è arrivata in Corte Costituzionale la legge Lorenzin, c'era lei ed è passata, d'accordo? Quindi, io lo so, non ho la preparazione che avete tutti in questa sala, mi sento di dire, siete più preparati di me, siete più competenti di me, però io vi ringrazio perché ho potuto usare e sono partita insieme, devo dire, a Loschi, che è il mio, io sono la tirocinante di Loschi e ne vado fiera. Siamo partiti subito sui contenuti, quindi il consenso informato, i diritti costituzionali, e abbiamo capito subito che la via giusta era la via sindacale, non abbiamo chiesto favori a nessuno, non ci siamo piegati con nessuno. Molti di noi sono ancora sospesi da più di un anno. Okay. Cosa ha contribuito a costruire questo? La partecipazione. Allora, visto che il problema qui, e se ci guardiamo è facile vedere che mancano i giovani, vi dico che i giovani mancano anche fra i sospesi, allora io mi sento di dire che le responsabilità sono due fondamentalmente. La prima, dobbiamo assumerci la responsabilità di aver tirato su una generazione obbediente, allineata, e io ho tre figli adolescenti, in questo mi prendo le mie responsabilità. La scuola non insegna più il discorso della critica, insegna, sono agli 8 minuti? No, perché avevo chiesto. Sì? Allora chiudo. Avevo detto. Vi chiedo scusa. Allora, la scuola, finisco dicendo sui giovani. La scuola non è più capace, perché le famiglie non sono più capaci, perché la società non è più capace di dire le cose scomode, di opporsi. Quell'unica cosa che conta è integrarsi. Io però sono ottimista. Sono ottimista nel senso che non so cosa succederà domani, ma penso che i nostri giovani troveranno una via per opporsi al capitalismo, forse una via diversa. Il mondo non finisce qua da noi. Come ho visto centinaia di persone improvvisamente riuscire a fare qualcosa che è di resistere più di un anno senza stipendio, pur di affermare e difendere un principio per tutti, come ho visto le persone come me capaci di andare a difendere il collega che si è vaccinato e che fino al giorno prima magari ti ha anche insultato, dicendo non ti preoccupare, ti aiutiamo, cerchiamo di fare il possibile. La sorveglianza attiva rispetto a una vaccinazione di massa, come è stata fatta, andava attuata. C'è stata una sottostima fra gli operatori sanitari, che sono stati i primi vaccinati a gennaio, no, del 2021, degli effetti avversi, paurosa. Nessuno segnalava niente. A me questo l'ha insegnato Luca Benci, che era vicino a Medicina Democratica. Non si può chiudere gli occhi. So che è difficile, so che voi siete bravi ed è bello dirvi siamo bravi. Forse Medicina Democratica è stata l'unica che con tutte le difficoltà espresse al suo interno non si è tirata indietro rispetto ad affermazioni di alcuni principi saldi. E io di questo vi ringrazio e vi chiedo di tener conto e avere fiducia in quello che avete studiato e avete fatto finora. Io sono convinta che fra 10 anni questo convegno qua sarà diverso, ma sarà ancora su questi temi. E vi ringrazio tanto. Allora, grazie mille. Riprendiamo alle 2 con gli interventi che avremmo dovuto avere adesso. E poi alle 2:30 parte invece la sessione pomeridiana dedicata ad ambiente e salute. Grazie per la pazienza e per tutto.